Buonasera, siamo ancora nel processo a carico di Sergio Cusani, presieduto dal dottor Giuseppe Tarantola. Questi i testimoni che abbiamo ascoltato la scorsa puntata. Abbiamo ascoltato Andrea Buffoni, vicepresidente del Partito Socialista alla Camera, Carlo Senaldi, ex deputato DC, e Antonio Del Pennino, presidente del gruppo repubblicano alla Camera. Tutti erano stati chiamati in causa da Marcello Portesi, che aveva detto proprio in queste aule di aver consegnato a ognuno di loro 10 milioni in buoni di benzina. Eccetto Antonio Del Pennino, tutti dicono che i soldi erano meno, non erano 10 milioni, ma circa 5, ricordano inferiore a 5 milioni. E aggiungono poi che la cifra fu data loro come per la propria campagna elettorale e che loro pensarono che era stato un contributo di Marcello Portesi. E poi sfilato sul banco dei testimoni Marcello Pagani, l'organizzatore della Sinistra Democristiana e della rivista Il Confronto, una rivista vicina alla sinistra DC. Questo Pagani racconta che negli anni lui collaborava con il gruppo Montedison Ferruzzi e che collaborava per trovare dei contributi per la propria rivista, contributi sotto forma di inserzioni pubblicitarie. Finché nel 1992 ricevette una visita da Marcello Portesi che gli consegnò una borsa contenente 300 milioni. Grande, dice, fu la mia meraviglia, perché di solito i contributi che ricevevo dal gruppo Ferruzzi erano nell'ordine dei milioni, questa volta invece 300 milioni. Io rimasi così stupito che ebbi un comportamento assolutamente anomalo. Innanzitutto non ne parlai con nessuno, ma proprio nessuno, nessuno, né della DC né della cooperativa che faceva la rivista Il Confronto. E poi presi i 200 milioni e li misi sul mio conto personale in banca e altri 100 li tenni in contanti in un cassetto nella sede della rivista Il Confronto. Dice poi che dei 200 milioni del proprio conto sono già stati consegnati alla Procura di Milano e gli altri 100 li darà appena potrà tornare a Roma. E da ultimo abbiamo ascoltato Gianni De Michelis, che è stato vicepresidente del Consiglio dall'87 al 92 e dal 92 in poi ministro degli esteri. Gianni De Michelis, che è indagato di reato connesso anche presso altre procure italiane, racconta come era organizzata la propria segreteria. Dice: a capo della segreteria c'era Giorgio Casadei e la mia segretaria personale era Barbara Ceolin. Entrambi erano incaricati di reperire durante le campagne elettorali dei fondi per me, per la mia campagna, e questi fondi venivano reperiti presso aziende e non erano iscritti in bilancio regolarmente, ma io me ne assumo tutte le responsabilità. Gianni De Michelis è in quest'aula perché Marcello Portesi aveva detto di aver dato 100 milioni alla sua segretaria personale Barbara Ceolin. Gianni De Michelis dice: io di questo non ne so assolutamente nulla. Barbara Ciolin non mi ha detto nulla, in realtà me l'avrebbe dovuto dire, ma io è da moltissimo tempo che non vedo Barbara Ciolin e quindi non vi so dare altre spiegazioni. Ma passiamo ora ad ascoltare l'interrogatorio di Gianni De Michelis da parte dell'avvocato Spazzali. Può riferire, onorevole, visto che ha ricoperto incarichi importanti all'interno del Partito Socialista Italiano e anche poi incarichi di governo, quale fosse l'atteggiamento di fondo del Partito Socialista Italiano in relazione alla vicenda Enimont? Sì, vorrei distinguere la posizione del partito dalle mie idee personali. La posizione del partito è stata chiara ed esplicitamente favorevole al momento della formazione della joint venture. Nel momento della scissione, diciamo così, era abbastanza evidente una, come si può dire, linea del partito più favorevole a una pubblicizzazione che a una privatizzazione. Per quello che mi riguarda, le mie posizioni erano un po' diverse, anche perché rispetto alle vicende della chimica, io avevo avuto per ragioni di governo, come si può dire, un coinvolgimento più continuativo e più lungo nel tempo. Io ero ministro delle partecipazioni statali nell'80 quando noi privatizzammo Montedison, adesso non se lo ricorda più nessuno, ma nel 1980 la Montedison era in maggioranza in mano all'IRI all'ENI e la prima grande privatizzazione che fu fatta in Italia fu fatta quella volta, la feci io e la facemmo senza tutte le complicazioni di questi tempi nel giro di 15 giorni. Io personalmente sono sempre stato dell'idea che la chimica italiana avrebbe potuto avere un futuro, soprattutto su scala internazionale, se privatizzata. Lei sa che all'interno della giunta ENI, questo grande colosso, insomma, pubblico,
i dirigenti erano in qualche modo appartenenti o appartenevano, facevano riferimento a certe aree politiche. Beh, sì. Ecco. Non niente di nuovo, ma insomma, ecco, lei sa a quale area politica facesse riferimento Cagliari? Certamente, al partito a cui appartengo anch'io. Il Partito Socialista? Sì. E invece Sernia? Alla Democrazia Cristiana, se vogliamo parlare di area di riferimento. In particolare in qualche corrente, con riferimento a qualche corrente particolare. La Democrazia Cristiana sono tante cose, era tante cose. So quello che si diceva e che si leggeva. Cioè che veniva considerato più vicino all'area della sinistra democristiana. Ma... E per quanto riguarda invece la posizione in Eni di un altro alto funzionario, insomma, che si è occupato, a quanto ci risulta finora, dall'inizio alla fine della vicenda Enimo, che era l'ingegner Bernabé, lei sa di quale area di riferimento facesse capo? Non credo, sì, conosco Bernabé non molto, ma non credo potesse essere qualificato e classificato in termini stretti come un'area di riferimento, anche perché, come lei sa, le aree di riferimento venivano attribuite sulla base delle nomine per coloro che venivano nominati nel governo. Bernabé adesso è amministratore delegato, è una situazione molto cambiata, ma all'epoca era un dirigente dell'ENI. Lei è informato che l'ENI nel tempo e per quello che ci riguarda in questi anni, cioè negli anni del processo, che sono 89, 90, 91, funzionasse anche come centro, diciamo, vero e proprio di drenaggio di denaro da riversare poi nelle casse dei partiti? Io non mi occupavo più dell'ENI dal 1983. Questa vicenda dell'ENIMO, di cui dobbiamo capire bene gli sfondi e i meccanismi, insomma, che hanno portato alla soluzione che sappiamo, ci possono essere varie interpretazioni da dare. Ce n'è una secondo la quale in realtà tutta questa operazione fino al momento finale era già un'operazione falsa, cioè un'operazione destinata a concludersi nel modo in cui si è conclusa, con vantaggio relativo del privato, è proprio al fine di trarre da questa macchina dei danari per pagare i partiti. Me lo dico in maniera molto semplice. Diciamo Locatelli. Locatelli, la tesi, diciamo, del Pompeo Locatelli è proprio esattamente questa. Quindi lei che cosa può dire, avendo vissuto, dico, in posizione anche di responsabilità di governo generale, ma poi anche di membro autorevole del suo partito, può dire che le questioni sono spiegabili anche in questo modo? L'ha avvertito questa cosa? Guardi, siccome la mia tesi, io all'inizio ero favorevole, quindi avevo anche una posizione formale per cui dovevo prendere posizione se non del Consiglio. Ai tempi di Reviglio e Necci? Sì, ai tempi del passaggio tra i due gruppi separati e poi la formale unificazione, la joint venture. Io ero assolutamente a favore e quindi non ho timore di ripeterlo adesso, anche se questo può sembrare essere a favore di questa spiegazione. La vicenda, l'operazione Enimont ha un precedente, che fu l'operazione Onoxi fatta nel 1981, cioè già allora si scelse come strada ritenuta migliore per giungere a un risanamento e una riorganizzazione di un settore industriale in grande crisi ma allo stesso tempo molto importante per il paese, quella di una joint venture tra un gruppo pubblico, in questo caso l'ENI, di nuovo l'ENI, e un gruppo privato, in questo caso l'Occidental americana, come scorciatoia e come via più rapida per raggiungere un certo tipo di riassetto. Finì come un'operazione, dopo 3 anni ci fu il divorzio e anche quella volta la parte privata americana uscì e rimase l'ENI Chem, che però fu risanata così. Lei ha mai incontrato, conosciuto Gardini, Sama, Garofano? Allora sì, li conoscevo tutti abbastanza bene. Ciascuno di loro, Gardini, Sama, Garofano, aveva difficoltà se voleva prendere contatto col Partito Socialista e i suoi vertici politici? Aveva bisogno di intermediazioni? Contattava direttamente, che so, Craxi o lei o Martelli o chiunque altro? I miei rapporti con queste persone erano rapporti tra Gianni De Michelis e queste persone, in certi casi tra Gianni De Michelis con incarichi di governo, vicende del Consiglio, queste persone, nulla a che fare con il mio partito. Se i rapporti vi erano e ve ne erano diretti. Intendo dire, se insomma c'era questo canale diretto di comunicazione, non erano persone sconosciute al Partito Socialista Italiano, voglio dire. No, credo proprio di no. Ecco, grazie. Senta, per quanto riguarda il suo segretario, lei ha detto che sia lei che Casadei si occupavano di organizzare la sua attività politica, che questa organizzazione naturalmente aveva bisogno di denaro e quindi non esclude, anzi ritiene che
a volte abbiano ricevuto dei denari per sostenere questa sua attività. Successo, sì. Fino a qui ci siamo, no? Allora, mi domando, è possibile che lei un controllo non lo svolgesse su questo che faceva il suo segretario, proprio perché aveva la responsabilità? Sì, in teoria sì, ripeto, però questo è un episodio che non conosco, non sono in grado di lasciamo anticipare. La teoria, in pratica, la Ceolin le diceva: abbiamo ricevuto tot milioni in questo mese come finanziamento per la sua attività. Le diceva qualcosa del genere? Siccome erano cari assolutamente eccezionali, sì, quella volta lì successe una volta e me lo disse. Come si può dire, ma io direi addirittura se sono casi anormali, a maggior ragione doveva dirlo. Però non me l'ha detto, Presidente, cosa devo dirle? Io, ripeto, mi sarebbe molto più semplice dire sì, me l'ha detto e chiudo lì, non me l'ha detto, quindi così è stato. Lei aveva dato disposizioni eventualmente di utilizzare eventuali entrate in qualche modo? No? Sì, ho detto, noi avevamo soprattutto delle spese, come si può dire, di tipo di attività marginale, tipo queste qua che andavano, avevamo dei debiti, adesso dico le cene. Sicuramente non aveva dato incarico di riversarli nelle casse della segreteria amministrativa del partito. Ci sono degli altri episodi in cui questa era l'indicazione che avevo dato a Casadei. Quindi Casadei può aver avuto incontri con esponenti del mondo industriale che si offrivano per favorire la sua campagna elettorale? Può averli avuti, credo. Può averli avuti. Ci sono dei casi anche agli atti, ecco, di questa. Ma rendeva conto a lei di questi contatti che aveva? Sì. Sì. Quindi ha avuto contatti, gli ha parlato di contatti avuti con Ferruzzi Montelli? No, questa è la ragione per cui, perché è la verità, nel senso così è stato. Questo caso qui per me resta ancora. E Casadei cosa faceva di questi denari che riceveva? L'indicazione. Le dava le indicazioni come spendere? No, l'indicazione di massima era che erano contribuzioni come dire, estemporanee, straordinarie, e io avevo questa intesa dalla sede del partito di darle al partito così come le entrate che il partito riceveva. Ah, quindi Casadei su sua indicazione sì. Le passava sì, al partito? Sì, perché dal partito a sua volta io avevo la copertura delle spese elettorali. E la delle spese gestionali. La Ceolin no, nel senso che non era il suo compito, diciamo, normale. Li tratteneva. Sì. Senta, volevamo chiederle alcune precisazioni sulla sua attività in relazione alla questione Enimont. Per esempio, noi sappiamo, ci è stato detto, che ha avuto un incontro in casa di Gardini e durante questa cena si sarebbe discusso di un argomento che allora era piuttosto importante, anzi di vitale importanza per Gardini, che era quello della defiscalizzazione. Lei ci sa dire qualcosa, si ricorda qualcosa sul punto? Qual era la sua posizione in relazione a questo problema della defiscalizzazione? Ricordo la cena, non ricordo cosa si discusse, era una cena con moltissima gente, quindi si parlò di tutto, però ricordo la mia posizione, io ero a favore della defiscalizzazione. E lo dissi allora anche pubblicamente, perché ero favorevole alla joint venture e questo naturalmente era un incentivo fiscale alla joint venture, che non è nulla di... si sono adottate norme del genere in altri casi, si fanno in molti paesi del mondo. Questa è la ragione che ero favorevole e non ho avuto bisogno di fare niente di particolarmente a favore della cosa, perché ero membro del governo che adottava il disegno di legge o decreti legge con cui questa veniva concessa. C'è un altro incontro che avviene in un momento particolarmente importante la vicenda Enimont, che è una riunione di consiglio di gabinetto alla quale sembra abbia partecipato anche lei. Ci vuole precisare chi era presente e su che punto, su come si è discusso? Questo non lo ricordo bene. Cioè, fu una riunione in cui c'erano, il consiglio di gabinetto di solito non ricordo nemmeno bene quale fosse l'esatta composizione in quel momento, ma c'erano di sicuro il presidente del consiglio, i ministri interessati. E si discusse la proposta di Piga, cioè che teoricamente veniva presentata come una proposta che lasciava, come si può dire, aperta la soluzione finale. Cioè il governo non decideva se prendeva il pubblico o prendeva il privato, fissava un iter, dava al pubblico un vantaggio che era quello di fissare il prezzo, ma teoricamente se Gardini avesse detto sì compro. Ma sembra che il vantaggio fosse più di Gardini, perché è stato dato a lui la scelta. Sì, questo era anche legato, se non ricordo bene tutti i termini giuridici, era anche legato a come era fatto il contratto iniziale, perché il contratto iniziale di joint venture prevedeva un meccanismo per l'eventuale risoluzione del divorzio cosiddetto alla fine dei 3 anni.
ed era un meccanismo di cui adesso non ricordo assolutamente nei dettagli, ma che definiva il, diciamo, il diritto del privato, un diritto del privato. Lei poi, anche quando Lenimont ha finito la sua breve vita, ha continuato a interessarsi, adesso c'era stato quell'accenno prima del pubblico ministero, innanzitutto chi è stato nominato come presidente dell'Enichem? Io ripeto, come prima ho cercato di dire, io non c'entravo nulla con le nomine, sì, né nelle nomine del Partito Centrale, meno che mai, sì, quelle adesso sotto ci di dica chi è stato. Non me lo ricordo. E quindi non ha avuto contatti con Pomicino, cioè per discutere su questa. No, cioè io ero considerato, uno che si occupava dei problemi della chimica per due ragioni. Uno, perché sono un chimico e quindi in qualche modo sarebbe avuto una specie di attenzione un attimo al merito dei problemi più di altri che li conoscevano meno, e la seconda perché, essendo stato a suo tempo ministro delle relazioni statali, nel periodo iniziale tra l'80 e l'83 me ne sono occupato per ragioni d'ufficio fortemente. Ecco, ma visto questa sua specifica competenza. E quindi per, in questo senso qui succedeva che talvolta avevo delle interviste, esprimevo delle opinioni, l'ho fatto anche dopo, Ci dica allora che opinioni ha espresso dopo la chiusura della vicenda Enimont? No, lì non ho espresso nessuna opinione. Lei Cusani l'ha mai visto, mai avuto contatti con lui? Ha discusso qualche cosa con lui? Allora, non ho mai discusso nulla con lui riguardante nella chimica né altro. Lo conoscevo pochissimo, stranamente, pur essendo uno che faceva riferimento all'area politica a cui appartenevo. Credo che ci siamo le rare volte ci siamo incontrati e abbiamo scambiato saluti di circostanza. E era amico di chi? Nel Partito Socialista? Credo che conoscesse bene soprattutto i dirigenti milanesi, in modo particolare Craxi, Martelli e così via. Lei sa che a un certo punto tra Craxi e Martelli c'è stato un attrito? Sì, dipende da quale punto. Nel 1992, sì, diciamo. Ecco, sicuramente a un certo punto in poi c'è stato un attrito pubblico, certo. Ecco. Lei era più craxiano o martelliano, insomma? Tanto per usare un linguaggio giornalistico. Ho pensato fin dall'inizio che chi aveva vissuto gli anni in cui il Partito Socialista aveva avuto la responsabilità che aveva avuto con Craxi dovesse assumersele fino in fondo senza, come si può dire, prendere distinzioni. Io ero stato considerato assai meno craxiano di altri nell'epoca di quando Craxi comandava, e mi sarebbe sembrato assai poco di stile, come si può dire, distinguere responsabilità dopo, quando per varie ragioni quindi quando c'è stato questa io sono rimasto accanto a Craxi. A lei risulta che i finanziamenti della segreteria amministrativa per Martelli o i suoi amici sono stati ridotti? Risulta qualcosa di non questo mi risulta tipo? La sua segretaria ha detto lei la vede ancora? Non la vedo da tempo perché è all'estero. Ecco, volevamo sapere dove possiamo trovarla nel caso. Va bene, quindi non possiamo sentire. No, questo non dipende da me. Le risulta che all'estero, perché appunto non vuole. No, però lei è andata all'estero per ragioni personali ed è cittadina svizzera, e quindi poi credo che sia rimasta lì. E a quanto le risulta non ha intenzione di venire qui a testimoniare? Non lo so. Sentiremo anche il pubblico ministero qual è la situazione di questa segretaria. Mi pare che noi non abbiamo altre domande, no? Va bene. Pubblico ministero? Faccio alcune domande di esame. Quando è stata l'ultima volta che ha visto Barbara Fiorini? Nella seconda metà dell'anno scorso. Lei ha mai avuto modo di parlare con Barbara Ceolin telefonicamente o di persona dopo che la stessa è stata colpita dal primo provvedimento restrittivo di Roma? No. Lei ricorda se vi siete incontrati, di cosa avete parlato? In data 17 ottobre del 1990 alle 15.45 all'Hotel Cipriani, lei e Sama. Non me lo ricordo, ricordavo neanche di averlo incontrato. Può darsi, non nego assolutamente di averlo fatto. Dalle agende di Sama risulta un incontro all'Hotel Cipriani? Sì, non lo nego. Del 19 ottobre 90, in cui ha chiesto
di incontrarsi riservatamente con lei alle 15.45 all'Hotel Cipriani. Se lo ricorda adesso che c'è stato questo incontro? Ripeto, non lo nego, perché 93 anni fa... D'accordo, non lo nego. No, il 19 ottobre del 90 c'era una ragione particolare. Nell'ottobre del 90 c'era la divisione Enimont con tutte le loro problematiche e c'era il Bonsame che girava a destra e a sinistra. Risulta essersi incontrato con lei alle 15.45 all'Hotel Cipriani, che lei non nega. Di cosa avete parlato? Domanda. Siccome non ricordo l'incontro, non ricordo di aver parlato. Ripeto, con Sama ricordo di aver parlato in quell'epoca un paio di volte di basket, ma naturalmente lei dirà che... Credo che il mese di ottobre Sama avesse altri problemi che del basket. Può essere. Altro che... Di sicuro non mi ha parlato di Enimont. Scusi, alle 15.45 in un hotel che vi incontrate a fare? Guarda, la prima volta che lei mi pone questa questione, guarderò anch'io, non so quale, sui miei verbali in ministero, dove ero, come mai ero lì e così via. Ma non... Però comunque può darsi che il dottor Sama interrogato le possa essere, visto che la gente se lo ricorderà meglio. Però quello che posso garantirle è che... Lei si è mai incontrato all'Hotel Cipriano con Sama? La risposta è non me lo ricordo, può succedere. Nel senso che adesso Sama è importantissimo, qui parliamo solo di quello, ma... Per ottobre del 90. Nell'ottobre del 90 c'era la questione. Sì, sì. Sama era direttamente interessato, quindi se sei incontrato con Sama è verosimile che non abbiate parlato di basket. Comunque. Io però non giuro, non so cosa dire. Sì, io no, non finché lo ricordo, mi dice che non si ricorda, non me lo siamo ricordo, d'accordo. Non me lo ricordo. Finché mi dice che avete parlato di basket, vabbè, lei è imputato, indagato il reato connesso, può dire quello che vuole, però valuteremo le sue risposte. Lei, per la sua attività politica, per le sue spese, i soldi, chi glieli dava, visto che Casadei portava a Balsamo, allora, chi si occupava delle spese della sua attività politica? Il partito. Come impostazione generale, io avevo cercato di sistemare le cose così, avevo una segreteria che teneva dei conti regolari, che sono stati in questi mesi esaminati, riesaminati, ricontrollati. Avevo un'attività ministeriale che si svolgeva secondo... diciamo le regole dello Stato e avevo un'attività politica diretta che alla fine in senso stretto si riduceva alle mie campagne elettorali, ma che in senso lato riguardava l'attività politica che io facevo come dirigente politico in sede locale. Volevo soltanto sapere se l'amministrazione del partito, se Balsamo periodicamente le dava dei soldi. No, a me no, però pagava i conti. Pagava i conti, sì. Quindi lei, cioè, voglio dire... Pagava, prometteva di pagare i conti. Per capire, lei quando sta a Roma dove abita? All'Hotel Plaza. Oh, l'Hotel Plaza lo paga lei o lo paga il partito? Io. Allora, quali conti paga Balsamo? Parla dell'attività politica. Cosa vuol dire attività politica? In sede locale, la campagna elettorale, la federazione. Allora, risulta che, almeno dalla visita di garanzia che ha ricevuto, lei sa che Maddaloni, uomo della TPL, riferisce di averle dato 300 più 300 milioni a Casadei, il quale Casadei riferisce di averli presi, che riferisce di aver dato a Balsamo. È chiaro? Sì. È vero questa circostanza? Ne è al corrente lei? Sì. Oh. Allora, quindi, Casadei riceve nel 91 300 più 300, 600 milioni dalla TPL. Lei sa cos'è la TPL? So cos'è la TPL. È una società di ingegneria, chiamiamolo, che ha lavorato anche con l'Enimont e che in quel periodo aveva un grosso contratto con l'Enimont. Era l'impianto dell'etilene di Brindisi. Se lo ricorda questo? Sì. Lei è amico di Maddaloni. No, con un amico non si può dire, lo conosco bene. Lo conosco bene, certo, lo conosco bene. Questo Maddaloni, quando le dà questi 600 milioni nel 91, Maddaloni, uomo che nel 91 riceve un contratto dall'Enimont per 400 miliardi. Ebbene, quando ridà questi soldi nel 91, Maddaloni lo dà a Casadei? E perché Maddaloni dà questi soldi che poi voi fate avere a Balsamo? Dite di fare avere a Balsamo, perché Balsamo non ce lo può dire se l'ha ricevuto. Chiaro anche questo, no? Questo è evidente, penso lo perché... Cioè, è solo la stessa cosa, morto, voglio dire, così come lei dice, se Ceolini l'ha ricevuto, io sì, comunque posso dire, risponda, Balsamo dice questa ricevuto. È una domanda ammissibile perché rientra, sì, sempre nell'ambito minimo. Se vuole rispondere, se lo dica. Sul fatto che Balsamo non può rispondere, è morto. No, perché questo Maddaloni ha dato 600 milioni in relazione a un
in un periodo che c'era un contratto. E quello che con costa a me era semplicemente un contributo all'attività politica, un contributo ecco, a violazione della legge. Ecco, no, scusi, perché nel 91 lei ha detto era i soldi li ricevevo per le mie campagne elettorali. Ma nel 91 non ci sono campagne elettorali. Io non ho detto questo, questi soldi qui. Infatti, l'ho detto anche per la sua attività politica. Attività politica, allora dobbiamo spiegare una volta. Che vuol dire attività politica? Vuol dire l'attività della Federazione di Venezia, del Comitato Regionale Veneto, del partito, delle zone in cui... Ma se lei le dice che l'ha dato a Balsamo, non è un'attività per le zone di Venezia. No, ma infatti, ma perché ma questo invece si spiega. Perché in questo modo, questo era un contributo all'attività politica del PSI, e in modo tale che Balzano fosse particolarmente attento nella competizione per le risorse, che c'è anche un'associazione politica, a Venezia. Scusi, se ho capito, Maddaloni, amico suo, dà 100 lire a lei affinché lei lo dà a Balsamo e che lo ridà a lei? Beh, non a me, le dà a me, le dava all'attività politica del partito nel Veneto. Partito. Scusi. Non si riesce a capire la logica, no? Perché? Io do 100 lire, io amico suo, do 100 lire a lei, lei lo dà a lui che lo ridà a lei. Ma scusi, ce l'ha già lei in mano, perché deve fare tutto sto giro? Per la semplice ragione che questo poi risultava nei conti della Federazione di Venezia regionale come un contributo del partito dato alla struttura, che non riguardavano in modo particolare la mia personale attività politica, la riguardavano in senso lato, essendo ovvio che essendo io il socialista più autorevole. Maddaloni nel 91 si deve preoccupare di far funzionare la struttura di Venezia o di darle 100 lire a lei? Perché Maddaloni glieli dà? Sto per chiederlo a lui. Lui ha visto delle carte. Se mi permette, Presidente, io glielo dico cosa ha detto lui. Non l'ho visto cosa ha detto. Ha detto perché io ero particolarmente influente sull'attività della chimica in Italia, dell'ENI e così via. Questo l'ha detto lui. L'ha detto anch'io questo. Le viene richiesto, lei dice che Maddaloni avrebbe detto perché lei è particolarmente addentro alla chimica, le viene richiesto qualcosa di particolare da Maddaloni? Perché lei è esperto di chimica? Io ho già detto prima di no, anche perché non perché era... Perché uno da 600 milioni? A parte per la precisione che se lei ha detto che erano 400, non 600, comunque... Non erano 600, erano 400. Questo ho letto sempre delle carte. Ma questo è normale che non tornano i conti. Questo lo so, questo le dico... 400 milioni, che pochi non sono. Perché? Perché le dà questi 400 milioni? Cioè, perché non li ha portati a me? C'è una ragione, perché, signor Presidente, il problema è che tutti sfuggono dalla domanda fondamentale, che è poi la domanda che credo interessi molto anche la difesa, è il fenomeno Cernia, che prima o poi bisogna effettivamente affrontare. Spero anche di nuovo, se sul fenomeno Cernia vuoi farmi delle domande, io le risponderò, ma non vedo il nesso, non vedo. No, io non vedo la ragione, non riesco a capire, non riesco a capire la ragione, perché un signore si alza la mattina e le porta 400 milioni. Ma non è signore, cioè se i partiti in Italia, tutti i partiti, ricevevano per la loro attività, per una serie di ragioni le più diverse... Maddaloni li ha portati anche al partito, ne ha portati a tanta di gente, perché a lei? Perché a lei? Perché aveva un rapporto di conoscenza con me, forse anche perché nelle sedi, che poi non voglio nemmeno auto... Perché io facevo il ministro degli esteri anche forse. Quindi può anche rifiutarsi a rispondere. Lei ha mai parlato durante il momento in cui c'era lo scontro finale di Enimont e quindi doveva nascere poi l'Eni che è successivo, ha mai parlato con Povicino di queste questioni? Più volte, non solo ne ho parlato, ma ci sono credo... Ma lei lo sa che mezz'ora fa, quando è successo poi tutto il litigio, lei ha detto non ho mai parlato. No, non ho mai parlato con Povicino dell'accordo di cui specifica mi ha chiesto il dottor Di Pietro. Non ho mai parlato con Pomicino in quel periodo lì, Pomicino è stato con me al governo per oltre 3 anni, io ho parlato molte volte al rettore, tra l'altro sulla chimica in modo particolare, credo che si possa trovare. Ci interessa sapere appunto sulla chimica e sul seguito di Enimont. Sì, sulla chimica era noto che io e Pomicino avevamo idee diverse, questo era normale. Ci illustri esattamente la sua posizione con Pomicino in quell'epoca? Adesso non ricordo neanche bene qual era, ricordo molto bene la storia di lo potrò andare a guardare. Sì, di quello che si ricorda. Ma lì poi riguardava sempre, non so, adesso faccio un esempio, io ero abbastanza a favore, sono sempre stato abbastanza a favore espresso della necessità di procedere a un risanamento industriale della chimica tenendo conto degli aspetti sociali, ma non troppo. Pomicino esprimeva opinioni di maggiore attenzione alle esigenze del Sud e così via, e quindi c'erano delle discussioni anche vivaci.
Vero o non vero che lei diffidava di Sergia? Cioè, io Sergia l'avrò visto 3-4 volte in vita mia, per quello che ricordo, una persona di... non lo so, perché poi sono, io di Sergia diffidavo solo su un punto, che veniva dall'Anic. E io consideravo la cultura industriale dell'Anic, che era la, diciamolo, la, come si può dire, la parte originaria della chimica pubblica, come viziata da un'impostazione di fondo. Io non ho detto che diffidava dal punto di vista chissà di che cosa. Avevamo discussioni, quelle due o tre volte, perché loro erano più industrial oriented che marketing oriented, e io pensavo dal 1980 che la chimica italiana, che era ed è molto importante, ma ho letto sul giornale di ieri che praticamente si sta liquefando nelle mani di gruppi internazionali, si potesse salvare impostandola in una logica che chiamavano di carattere più di mercato, più internazionale. Okay, erano altri che avevano opinioni diverse. Se ho capito, Sergia era più sulle posizioni di Pomicino? Sì, e di molti altri però, tanti altri che la pensavano così. Quindi mi sembra che su un punto, su un più punto, per un punto nobile, come lo dice lei, ma comunque diffidava. Fidare è una parola che riguarda fiducia e sfiducia, si possono avere opinioni. E nel senso che non aveva fiducia capacità di Sergia. Tenga conto perché in quel momento lì Sergia era nella giunta dell'ENI, non era più neanche nella chimica. Oddio, che differenza c'è? Nel senso che quindi non aveva più dirette responsabilità nella gestione della chimica, era membro della giunta e... Non era l'ultimo arrivato? No, svolgeva le sue funzioni, ma... Allora, domanda. Diffidava è una parola che non le piace. Sergia, quando c'era Enimont, che si decise sì, da settembre, da ottobre del 90, si disse in quelle famose riunioni, in cui credo ci fosse qualcuno anche lei, si disse la chimica, l'Enimont deve rimanere in mano alla mano pubblica. Ebbene, da quel momento si cominciò a porre il problema della candidatura. E tra questi si pose anche Sergia, e tra questi lei era di quelli che non voleva Sergia. Allora, ripeto, io non mi sono mai occupato di questo aspetto, non ricordo nemmeno che ci sia stata una candidatura di Sergia, che per quello che posso ricordare era membro della giunta dell'ENI e desiderava rimanere membro della giunta dell'ENI, per quello se parla del 90. Non ricordo l'episodio. Non ricorda fosse candidato alla presidenza. Cioè, non mi pare che lo fosse nemmeno, però può darsi che mi sbaglio. Lei poi... Maddalone, se lo ricordo quando l'ha conosciuto. Eravate nell'ambasciata russa? Sì, lui ha dichiarato, se l'ha detto sarà quella volta. Ricordo quella volta l'ambasciata russa, non sono andato molte volte, quindi lo ricordo. E quindi è lì che avete cominciato a parlare di chimica? Ma è vero che abbiamo parlato anche di altre cose, oltre che di chimica. Certo, ma avete parlato di chimica? Non so, abbiamo parlato anche di Iran, abbiamo parlato anche di... Basket. Cina, di cose... Cioè, TPL è una delle società italiane che lavora di più in giro per il mondo. Dobbiamo cercare di capire se i soldi Maddaloni gliel'ha dato perché parlavate anche di chimica o perché parlavate Tutto anche di... Pietro, io sono venuto qui, rispondo a tutte le sue domande, sono per la chiarezza, ma se, però questa cosa di cui lei mi ha a suo tempo imputato, e non mi ha imputato di corruzione, ma mi ha imputato di finanziamento illecito, io vorrei avere il modo di potermi difendere in modo articolato, organizzato, non così, perché lei mi sta mettendo tre processi in uno, io sono qui, sono a sua disposizione, però... Lei è qui per rispondere sui fatti di cui ha conoscenza che possono interessare il processo. Al processo interessano i rapporti che ha avuto con Enimont, lei però ha perfettamente il diritto a dire che non vuole più rispondere, basta. No, io sulle robe di Enimont rispondo tutte le domande. Abbiamo altro? Le risulta che Maddaloni in quel periodo pagò anche Pomicino, visto che lei ha avuto anche l'avviso insieme su questo fatto? Ho letto l'avviso di garanzia comune. Passiamo un attimo alla posizione di Gian Lombardo. Che ruolo aveva? Quello che potevo vedere era una delle persone che non aveva un ruolo formalizzato. Non era... Al di là del formalizzato, voglio dire, anche lei aveva la segretaria, aveva un segretario particolare. Io, quelli erano formalizzati perché io ero ministro degli esteri e ci sono delle posizioni formalizzate. Ma quelle soltanto per dargli uno stipendio, ma voglio dire, al di là di questo... era una persona di fiducia sua. Sì, Gian Lombardo era sicuramente una persona... Questo evidentemente non faceva il ministro e quindi non aveva la formalizzazione, ma di fatto che cos'era?
Era non voglio dire segretario, perché non credo che avesse un ruolo di preminenza, cioè fosse il numero uno di una struttura con responsabilità maggiori. Era una delle persone, assieme ad altre, che si... Assieme ad altri chi? La miseria, se non lo conosce lei, fratello. Cioè, chi sono gli altri che quelli stavano? Quelli che stavano al partito con lui erano, c'era un addetto stampa, c'era una segretaria personale che era molto... vicina. C'era Gian Lombardo, era livello della segretaria personale che faceva i fax? O era... No, ma la segretaria personale non faceva solo i fax. C'era Gian Lombardo, c'era una persona che si occupava assieme a Gian Lombardo di una serie di relazioni internazionali e così via. Chi era questa persona? Si chiamava Scanni. Scanni. Scani. Scanni. Scanni. E Gian Lombardo da quando è che è arrivato lì? Questo di nuovo non secondo me era... al partito ci andava sì, un po', no? Sì, hanno notato che a un certo punto in poi c'era anche un ufficio di Gian Lombardo. Quello che tutti hanno visto, che Craxi aveva una persona che stava molto accanto per un lungo periodo di tempo, si chiama Brandini, a un certo punto, per ragioni che non conosco, il rapporto tra Craxi e Brandini si è interrotto, ha cambiato di natura, si è modificato, e la persona che, una delle persone che stava accanto a Craxi, che viaggiava molto in quel periodo, era Gian Lombardo, ma non era l'unica. Le risulta che Gian Lombardo negli ultimi periodi, negli ultimi mesi, era la persona che teneva i contatti con molti parlamentari per esprimere la volontà del leader? Ce n'erano tanti, che non credo che Gian Lombardo fosse il più importante per tenere i contatti con i parlamentari, tra l'altro. E che funzione aveva allora? Questo lo può chiedere a Craxi, non vedo che non può chiedere a Gian Lombardo, ma aveva la funzione di una persona che collaborava. Un altro. Va bene, grazie. Allora, abbiamo fatto un po' tardi, facciamo tra un'ora? 10 minuti di più. Alle 3. Ho detto le 2:30 ai due rappresentanti della Lega. Facciamo le 3. Le generalità. Alessandro Patelli, nato a Cologno al Serio il 21/4/1950. Presidente. No, basta così. Allora è indagato per reato connesso. Abbiamo l'avvocato Andreoni. Come tale ha diritto a non rispondere alle domande. Vuole rispondere? Sì, grazie. Lasciamo la telecamera. Sì. Pubblico Ministero. Signor Patelli, lei nella vita. Che mestiere fa? Beh, in questo momento sono consigliere regionale. Prima di questo periodo ero un artigiano. Lei è consigliere regionale di che partito? Della Lega? Della Lega, sì. Da quando? Dal 1990. Ecco, fino al 1990 è stato artigiano o si è occupato comunque di politica? No, diciamo da metà dell'89 lavoravo per la Lega in segreteria politica. Fino alla metà dell'89, sì. Lei di politica si è mai interessato o è stata una scoperta tardiva? No, io fino al 1985 non mi ero più interessato di politica, nell'85 sono stato eletto consigliere comunale a Zanica e da lì ho ripreso a far politica. Ho ripreso? Sì, perché da giovane facevo politica. Allora, anche diciamo, ai margini, perché vabbè, uno tesserato. Tesserato? Del PSI. Lei è uno dei primi della Lega, se ho ben capito. Ma vengo definito il secondo turno, perché i primissimi erano dall'85 e prima. Io sono già arrivato in una fase dove la Lega incominciava ad affermarsi, dopo le politiche dell'87, per intenderci. Ha avuto delle cariche all'interno della Lega? Come segretario organizzativo e amministrativo. Per arrivare alla domanda in questione, lei da sempre si è occupato dell'amministrazione del partito? Beh, dal 90 direi, perché in realtà prima ero un movimento talmente piccolo che vabbè. Però, dire, al 90 quanti parlamentari aveva la Lega? Due parlamentari. Quindi non è che non è un'enormità. No, appunto. Per cui voglio dire, da quando è cominciato a diventare qualcosa, lei si è sempre occupato di amministrazione. Sì.
Allora, questa amministrazione del partito vuol dire entrata da una parte e uscita dall'altra. Le uscite, chi se ne occupava? Chi si preoccupava di pagare le cose che c'erano da pagare? Lei? Beh, o di coordinare quantomeno il pagamento? Sì, di coordinare il pagamento, sì, perché poi le spese erano, il pagamento era in funzione poi di una predisposizione, cioè, di spese entrate precedenti e delle entrate. E per ciò che riguardava le entrate, queste entrate da dove venivano? Lei sa che proprio in funzione del partito, che non era eccessivamente grosso, le entrate erano non di tantissime modi, erano il finanziamento dei partiti, che per noi, come lei sa meglio di me, lei sa meglio di me che tutto è relativo, per cui probabilmente nell'anno 90 c'era un paio di miliardi di entrate, non di più. No, direi molto di meno. Nel 90 eravamo attorno, presumo, grosso modo, a un miliardo, se ricordo. Ecco, se non ricordo, per voi un miliardo nel 90 era già qualcosa, adesso lo considero molto poco, probabilmente sì. Allora già era una cosa importante. Sì, ma per sono entrati per anche... è tutto relativo. Sì, però erano entrate circa 900 milioni per la campagna elettorale, quindi il rimborso elettorale. C'eravamo quasi. Allora, quali erano le fonti dell'entrata? Ma era il tesseramento e le sovvenzioni da associati e da non associati. Almeno nel 90. Ecco, ma a proposito di tesseramento, c'è stato un momento in cui questo tesseramento ha avuto un boom, un tesseramento maggiore rispetto a quel che era normale, addirittura da 24.000 a 140.000. No, questo non è mai successo. Lei ha sentito parlare di questa storia? No, l'avevo sentita da lei quando appunto mi interrogava, ma che in realtà non è avvenuto. Io ritengo che ci siano due modi di leggere i tesserati. Innanzitutto, quando mi viene a chiedere un giornalista, logicamente è una questione magari di aumentare un 10 o 20 mila tesserati in più per una questione giornalistica, ma non è mai avvenuto che dal giorno... Siccome non è che glielo ho detto io, non è una cosa che mi sono inventato io, è una cosa che... su qualche giornale sta scritto, e stava scritto a quei tempi, che a un certo punto qualcuno disse ci sono 140.000 tesserati. Fu una butade che avete fatto voi senza essere vero, o era vero che all'improvviso è avuto questo? Questo non lo so. Ci sa dire i tempi? Quali sono? Quando? Io adesso non voglio leggere perché sennò dite che leggo. No, comunque la notizia è questa e quindi si riferiva a che bilancio? Ma presumo al 92. Perché non credo che ci sia stato un aumento così consistente prima. Può darsi che magari da un mese all'altro ci sia stata una variazione, ma non consistente. Le risulta che tale Castellazzi, presidente e già presidente della Lega Nord, invece abbia posto questa questione? Ma le dirò che ha detto tante questioni che faccio difficoltà a distinguere quanto ha detto di vero e quanto questa ha detto di falso. Questa molto di politichese, le fa onore perché vuol dire che è diventato politico anche lei. Beh, ma la ringrazio. Le risulta che l'ex presidente della Lega Nord abbia posto la questione che all'improvviso 24.000 tesserati sono diventati 140.000 tesserati? Ecco, dovremmo innanzitutto precisare che Castellazzi non è presidente della Lega Nord, ma era presidente della Lega Lombarda e quindi anche le sue conoscenze erano limitate semmai alla Lega Lombarda, e se n'è andato nel 91, quando in realtà nel 92 non poteva conoscere quanto è avvenuto. Ma per avere un dato sicuro su questo problema basterebbe avere il bilancio del 92 della Lega, cosa che noi abbiamo richiesto ma purtroppo non abbiamo oggi. Se lei vuole, per caso ce se l'ha. Se vuole io ce l'ho. Ecco, allora vediamo quant'è l'ammontare del tesseramento sul bilancio 92 della Lega. Sì. Qui nel 92 risulta come quota associativa annuale 3 miliardi 156 milioni e rotti. Sì. Corrispondenti a quante quote? Indicativamente io presumo che siano attorno al 90.000 per fare una media. 90.000. Ma... E Castellazzi cosa diceva? Castellazzi fa riferimento... non lo leggo, non cado nell'errore di leggerlo. No, non volevo... possiamo dare un'occhiata. No? Sì, certo. Cioè Castellazzi cosa diceva? Di 140? Cosa diceva? Ma, in funzione, non lo so. Sì, 140. Sì, per capire, perché è giusto che poi bisogna che tutti insieme dovremmo... cercare di capire un attimino. Lui dice, all'epoca in cui ero presidente della Lega, cioè nei primi mesi del 91, a me risultavano 24.000 iscritti ed io ero il presidente.
per tutta la Lega Nord, ed improvvisamente sul giornalino ufficiale della Lega, quindi non sul giornalino ufficiale della Lega, è apparsa la notizia che gli iscritti erano 140.000. Però qui siamo nel 91, allora, mentre questo è il bilancio 92, no? Ecco, c'è però una questione. Fino alle elezioni del 1992 il bilancio in realtà non era quello della Lega Nord, ma della Lega Lombarda, perché noi eravamo obbligati a presentare un bilancio a Roma soltanto del movimento politico rappresentato in Parlamento, e pertanto il Parlamento in quel momento era soltanto la Lega Lombarda, in funzione proprio delle elezioni politiche. E per caso lì il bilancio della Lega Lombarda del 91? No, perché non... No, no, però sì, qualche dato però se li ho. Se vogliamo usare la... E se ce l'ha il pubblico ministero... Noi ce l'avamo riservati di poi produrlo composti tutti e tre i bilanci, 90, 91 e 92. Possiamo addirittura... Vogliamo parlare subito, così se ci sono delle domande, visto che è il segretario amministrativo. Dobbiamo fare proprio. Le quote associative del 91 erano 1.081.000. Sì. 81 milioni. Milioni. 81 milioni. È un terzo, insomma, rispetto. È circa un terzo, sì. Senta, portiamoci un attimo nel 92. Nel 92 lei ricorda le entrate, quanto è stato il flusso delle entrate? A grosso modo attorno ai 12 miliardi e mezzo. Da dove provenivano? Come sempre erano, giustamente come abbiamo prima rilevato, dai tesserati, c'è stato poi il contributo elettorale per la campagna politica. Poi ci sono state delle sovvenzioni da tesserate interne che sono abbastanza consistenti, perché i nostri parlamentari depositavano una parte mensile alquanto consistente, e poi da non tesserati in generale per manifestazioni che noi avevamo incrementato fortemente proprio in funzione della campagna elettorale. Allora cerchiamo di capire, Vierno, abbiamo detto dei rimborsi elettorali e sì. i finanziamenti provenienti dallo Stato, intendo dire. Giusto? Rimborsi elettorali, finanziamento dello Stato è ancora inconsistente, perché noi lì non so se era attorno ai 130 milioni. Sì, consistente, sì. Ma tutto è relativo. Sono... Sì, lo so, io le sto dicendo le cifre, dottor Di Pietro. Chi li riceveva materialmente? Beh, i rimborsi elettorali e i finanziamenti dello Stato le riceveva direttamente Bossi, in quanto è segretario politico e solo lui per statuto può ricevere questi soldi. Poi vi sono, abbiamo detto, delle sovvenzioni e dei contributi, giusto? Sì. Chiamiamole così, sovvenzioni sì, e contributi, sì. Se non veniamo da casa. Quant'era stato circa nel 92? Se non erro indicativamente dovrebbero essere attorno ai 3 miliardi e qualcosa, e altrettanti come sovvenzioni da manifestazioni, perché noi proprio in funzione delle campagne elettorali, ma anche nel 91 questo era avvenuto, cioè spingevo e stimolavo proprio tutte le nostre sezioni ad organizzare tutta una serie di iniziative per incamerare dei soldi. In questi convegni, in queste manifestazioni, chi è che versava denaro? Chi erano persone venute? Singole persone? Cioè voglio dire, arrivano le 100.000, le 50.000 o arrivano i 100 milioni, i miliardi? No, arrivano i 100.000, i 200.000, insomma. Quindi è tutta una cosa erano... così, fatta a pezzettino, perfetto. Dire. Oh. Sì. A chi le riscuoteva, chi le raccoglieva queste somme poi? Beh, venivano verso la segreteria amministrativa e quindi io direttamente... In termini politichesi vuol dire, le prendevo io? Più o meno, sì. Allora, c'è una parte che prendeva Boss e una parte che prendeva lei. Lei aveva una cassa dell'amministrazione? Beh, la classica cassa... C'aveva anche dei conti correnti, intendo dire? Sì, sì, sì. Dove aveva l'apertura? Presso quale banche? Beh, due conti correnti, uno era a Varese e uno era qua a Milano. Come venivano alimentati questi conti correnti? E da chi? Beh, alimentati dal finanziamento pubblico dei partiti, veniva alimentato quello di Varese, e poi grosso modo veniva da lì anche trasferita una parte sul conto operativo che era quello di Milano. Allora, quello di Varese, chi ha? Chi è il titolare di quel conto? Beh, Bossi, che è sempre stato Bossi, ma addirittura nel... Intendo dire, lui che firma gli assegni? È lui che firma gli assegni. Questo era anche una garanzia per il movimento, altrimenti, se anziché essere io, poteva essere un altro segretario amministrativo, doveva esserci un controllo. Guardi, che di questo le fa onore, perché
Fino adesso tutti sono venuti a dire, tutta l'amministrazione che faceva, c'è uno statuto, noi non sappiamo niente, non sappiamo niente, quindi la prima volta sentiamo dire che c'è un segretario politico che firma direttamente. Non gli assegni spiccioli, cioè firmava l'assegno per alimentare il conto, che era poi il conto invece operativo. L'idraulico andava a pagare lei evidentemente. Perfetto. Magari è l'unica cosa che non pagava. No, pagava anche quello. Lei ha detto, poi c'era una parte delle entrate che arrivavano a me, che erano quelli che arrivavano dalle 100.000, 50.000, tutto quel lavoro quotidiano di fiancheggiamento, di sfiancamento di coloro che dovevano dare qualcosa. Sì. Per intenderci, la damigiana su cui avevano dentro le 100.000 lire. Non usavamo quei metodi, però il concetto era prima uguale. Era più piccola, era bottiglia, poi è diventata damigiana. Anche perché raccogliere 200 milioni serviva un qualcosa un di più grosso. Lei, quando riceveva, appunto, ogni tanto riportava queste somme in cassa, eccetera, dava un rendiconto generico, generale, a boss, nel senso di dire quanto abbiamo guadagnato quest'anno? Beh sì, per forza, perché alla fine dell'anno un bilancio andava approvato. Okay. Quando ha avuto modo di sapere di rapporti della Lega con il gruppo Ferruzzi e in particolare con chi? Diciamo che l'ho saputo, il periodo adesso non me lo ricordo, comunque era nel 1991, quando sulla mia scrivania appunto avevo un biglietto con un appunto che dovevo contattare una persona della famiglia Ferruzzi, Portesi. Tale Portesi della Ferruzzi. Questo biglietto chi gliel'ha dato? Ma era Bossi, cioè, non fisicamente, però era arrivato e quindi giungeva. Voglio dire, Bossi che le dà questo biglietto. Ecco, ma contattare, non so se c'era scritto, ma se non c'era scritto, nel vostro gergo, che voleva dire? Vai a prendere un caffè con Portesi, vai a fare che cosa? Ma era per spiegare più che altro quali erano l'organizzazione innanzitutto della Lega, perché era sempre quel misterioso movimento che pochi conoscevano, e quali erano eventualmente le iniziative che noi avevamo in atto e che intendavamo portare avanti. Cioè dare un po' una iniziative spiegazione. Iniziative in termini politici o lo scopo era di contattare questo Portesi per trovare una soluzione che potesse portare non so, dei vantaggi a tutte e due, un servizio a loro e una fatturazione a voi? Beh, se ragioniamo in termini aziendali era proprio questo, prospettando un nostro servizio avere qualcosa in cambio. Ecco, quindi era business? Business o affari? Un affare. Lo scopo era con Portesi di studiare delle forme economiche che portasse del denaro alla Lega da una parte e dei servizi all'altra parte. Ecco, io direi non proprio alla Lega, ma sostenendo queste strutture indirettamente far risparmiare la Lega a cui doveva mantenerle. Ah. E quindi lei si incontra in questo Portesi, gli telefoni, cosa fa? E telefono e cerco di fissare un appuntamento. E vi incontrate? Sì. Dove vi incontrate? Ci incontriamo nel suo ufficio, se non erro, al Messaggero o comunque a Roma. Avete cercato di parlare di che cosa? Ma io ho incominciato a spiegare come noi eravamo organizzati, in funzione proprio di andare ad individuare se c'era da parte loro una disponibilità di darci, non so, come si è detto più volte, pubblicità, studi e tante altre cose, e dare i nostri servizi. Ma noi stiamo cercando di capire se tutte queste strutture siano un simulacro onde giustificare un contributo da parte di un soggetto che vuole aiutare la Lega, ossia un servizio di cui la Monte Edison non poteva farne a meno, e che quindi meno male che c'eravate voi. Se vogliamo fare un esempio, il CICOS, che è un centro per la cooperazione per lo sviluppo del terzo mondo, se io faccio uno studio, non so, per uno qualsiasi dei paesi in via di sviluppo, e pertanto le possibilità di investimento, quali erano le strutture economiche, ecco, ma la Monte Edison, voi eravate nati ieri, la Monte Edison, cioè, veniva da voi a chiedere questo sviluppo perché voi che cosa gli davate? Qual è la vostra esperienza? In termini tecnici, c'erano in termini tecnici intendo dire, che cosa potevate dare? C'erano delle persone, non è che ero io, ma c'erano delle persone con esperienza in questo settore che potevano, in funzione delle esigenze del committente, diciamo, studiare e dare delle risposte. Di fatto, riuscite a trovare quelli della Monte Edison, riescono a trovare un vostro servizio
che dicono oh che bello questo servizio? Allora, nel primo incontro, perché presumo lei sappia che sono stati due, il mio compito e l'incontro è stato più di presentazione di quella che era la nostra struttura e offrivamo un servizio. Spiegando un po' cosa potevamo offrire. Si è fatto conoscere e questo. Ecco, e poi si aspettava quali erano di loro interesse. Perché per lui poter cosa parlare. Disse Portesi? Ci faremo sentire. Sì, in quel momento mi disse: vabbè, prendo atto di quello che lei mi sta dicendo e poi vabbè, ci sentiremo. Vi siete risentiti? Ci siamo risentiti una seconda volta, per, non principalmente per questo, ma per anche un altro motivo. Dalla nostra sede, diciamo, o collegata del Lazio, di Roma, ci venivano dei messaggi che il messaggero ci trattava piuttosto malino, dando anche delle informazioni non corrette in funzione dell'attività che noi andavamo svolgendo. E mi pregava, se avevo la possibilità, essendo poi io segretario organizzativo, di contattare e chiedere quantomeno l'imparzialità da parte dell'informazione che non fosse tendenziosa. Lei di tutti questi incontri, di questo cercare di trovare una via d'intesa, ne ha parlato con Bossi? Ma direi di no, perché se non concludevo era perfettamente inutile che io ne parlassi con Bossi e dirgli che vabbè, le cose non andavano bene. Se fosse andato in porto ne avrebbe parlato? Cioè, non è detto che ne avessi parlato se andava in porto, perché di conseguenza se c'erano degli studi io andavo avanti a fare degli studi e probabilmente... Siccome Bossi ce l'ha mandato lì, ce l'ha mandato a vedere di trovare una soluzione, poi di studi, vediamo adesso per l'amore di Dio, senza nulla togliere, ma che studi dovevate offrire a questa Montedison? Beh, le chiedo scusa, ma se io non so da parte loro che esigenze avevano, io non potevo sapere. Sarà lei quello il mestiere che sa fare, voglio no, dire. Le chiedo. Se loro... si va a offrire, dici io sono muratore, avete casa da farmi fare. Sì, però o lei faceva il tuttologo. Cioè, le chiedo scusa, ma se uno ha bisogno della casa, mi chiede io ho bisogno della casa, lei è in grado di costruirmela, se io faccio l'idraulico gli dico io le farò l'impianto. Dato che loro non mi hanno mai detto che bisogni avevano, io non ho potuto mai dare. Questo è il problema. Il problema è che lei non gli ha mai detto che sapeva fare. Come facevano a dirle di cosa avevano bisogno? No, io gli ho detto quali erano le nostre strutture e pertanto in funzione delle loro esigenze io potevo dire successivamente sì, sono in grado. Allora, io se le fosse andato dire... in porto tutto questo accordo, alla fine si sarebbe fatto sto studio, Bossi ne sarebbe venuto a conoscenza, era nell'ordine naturale doverglielo riferire o no? No, non era nell'ordine naturale, io riferivo se avevo l'esigenza che lui intervenisse in qualche modo, altrimenti potevo gestirmelo direttamente. La seconda volta dove si è incontrato? Sempre allo stesso posto. A Roma? Sempre a Roma. E neanche quella volta ha detto vabbè, niente, non... no, ancora mi, più. Mi precisò che la pubblicità non gli interessava, non gli interessava, certo. Perché si collegava alla Lega. Vi siete visti una terza volta? La terza volta quando ci siamo incontrati con Sama e Bossi, che era scaturita poi l'esigenza da questo nostro primo incontro, da questo nostro secondo incontro, perché parlando appunto della difficoltà o comunque una maggiore imparzialità del messaggero e parlandone si è visto che non poteva, era nata l'esigenza probabilmente di spiegare invece la politica e quindi i massimi sistemi, se vogliamo così definire, quali era il nostro pensiero in riferimento allora, al settore economico. Chi ha l'idea di voler incontrare chi? Cioè intendo dire la Ma è nata un po' nella discussione che noi abbiamo fatto, da entrambi di fatto. A questo punto lei necessariamente deve aver parlato con Bossi, se l'ha portato a... Sì. Oh. E cosa gli ha detto a Bossi? Ma che c'era la necessità di incontrarsi con Sama per poter dare una spiegazione diretta di quelli che erano i pensieri e il programma della Lega. Insomma. E in questo momento ancora non sente la necessità, eravate in macchina insieme, stavate salendo le scale, la necessità di dire, uè, quella cosa che mi hai mandato a fare non ancora riusciamo a quagliare niente. Ma... mi sembra un po' incredibile una cosa del genere, no? Sì, cioè... Cioè, secondo me dobbiamo... Non dobbiamo, voglio dire, negare le cose banali. Sono no, banali. Ma il fatto che se ne parli, se ne è parlato, ma non tanto che mi diceva, ma come va con l'affare Portesi. Io voglio soltanto dire, se ha informato Bossi, quantomeno, mentre lo portavate a casa. Sì, ma se lei mi sta dicendo se io l'ho informato è una cosa, perché significa che l'ho informato sul caso specifico. Se lui mi abbia chiesto, ma la Publinor funziona, ma il allora, CICOS funziona, allora diciamo gli dirò che, di sì allora, e gli ho detto allora, che non funzionava. Non allora, so. Diciamo che non gliel'ha chiesto Bossi, ma lei, mentre portava Bossi a casa di Sama, almeno allora, deve avergli detto
guarda che non ancora riusciamo a portare a casa niente, nessun contratto con questi. Sì, ma questo era anche in generale perché sia la Publinor che gli altri non hanno mai portato a casa programmi o comunque contratti, e pertanto in realtà non era un... Ma risponda alla domanda, se ne ha parlato... Non mi ricordo di averne parlato in quello caso specifico, perché vabbè, e non è che sulla macchina... Ma scusi, ma qui abbiamo sentito uno che parlava di basket prima. Ma mentre andavate a casa di Sam, vi siete dette che andiamo a fare a casa di Sam? Perfetto, e difatti io gli ho detto che doveva andare là per spiegare quali erano i programmi della Lega, quali era la nostra visione. Ma scusi, ed era lei non è il filosofo della Lega, è il cassiere della Lega. Ed è per quello che ho portato Bossi, altrimenti ci sarei andato io a parlare con Sam spiegando quali erano le ideologie della Lega. Ieri, se non vado errato, Portesi ci ha detto: in pratica l'incontro serviva per essere un accreditamento di Patelli da parte di Bossi a Sama, affinché capissimi chi era. Non aveva questo scopo, ma aveva esclusivamente lo scopo di spiegare, e quindi lo poteva fare soltanto Bossi, com'era il nostro pensiero. Non aveva la funzione di accreditamento della mia persona. Cioè, intendo dire, perché Bossi, segretario di un partito, deve andare a casa di un imprenditore a spiegare cosa ne pensa della sua politica lui e si porta appresso il segretario amministrativo? Non le so dare una spiegazione, però avendo combinato io e Portesi questo incontro ci sembrava quantomeno corretto partecipare. È finito questo discorso, eravamo i primissimi mesi del 92. Dopo ci siamo ancora visti la quarta volta con Portesi. Sì. Ci siamo pure prima telefonate ancora. Ma diciamo che ci siamo sentiti solo per combinare il quarto appuntamento. Il quarto appuntamento. Dopo questo appuntamento, diciamo così, dopo questo appuntamento non si è più parlato di la cooperazione, le pubblicità, le cose. C'è un piccolo momento di blackout, ci si vede secco, ci si sente, per combinare un appuntamento che combinate dove? A Roma, al Bar Donney. Al Bar? Donney. Bar Donney. Nel senso che lei va a Roma o ci va apposta a Roma da qui? Sì, oggi in quel giorno sì, ero andato apposta. E lei quando parte da qui, va a Roma, che pensa che va a fare? Beh, le dirò, pensavo che mi potesse dare una risposta in funzione delle richieste che avevo fatto. Soltanto per dare una risposta, lo faremo o non lo faremo sto contratto? Basta dirselo per telefono, lei ci ha rimesso pure i soldi dell'aereo? Sì. Cioè, non miei, ma della Lega, ma comunque mi ha fissato un appuntamento, io ci sono andato. Scusi, vabbè. Un appuntamento a un bar? Cioè, io, per dirmi se un contratto deve essere fatto o non deve essere fatto, al telefono glielo posso dire, gli posso mandare un fax. Perché prende un appuntamento al bar di Roma e lei parte da Milano a Roma senza sapere che va a fare? Ecco, lei dirò innanzitutto che quando lui mi ha detto ci incontriamo al Donney, per me il Donney, non essendo romano, poteva essere un qualsiasi cosa. Io mi aspettavo non di trovare un bar, ma addirittura un'altra struttura. Scusi la mia non conoscenza di Roma, ma in realtà, come ho avuto modo di dire, se si parla del Nazionale o del Balser a Bergamo, so cos'è il Donney a Roma, le chiedo scusa, ma non lo sapevo, nonostante che da lì c'ero passato diverse volte, ma non lo conoscevo. Sì, beh, perfetto, però se uno non è un milanese non lo può sapere, come lei ben saprà. Intendo dire, è possibile che lei si senta per telefono e non vi dite perché vi dovete vedere e nello stesso tempo vi vedete, lei parte da qui e se ne va a Roma per incontrarvi? Siccome vi siete visti già tre volte, avete parlato proprio di quei contratti, avrete detto qualcosa? Non mi ricordo se ci siamo detti qualcosa. So allora, che ci dici, vieni qua, lei parte e viene qua. Ah, sì. Lei parte, vieni qua e lei parte. Arriva al Donney, che succede? Beh, al Donney in realtà non incontro... Scopriamo che è un bar. Sì, scopro che è un bar, non trovo Portesi, arriva subito dopo. C'era sicuramente tanta gente, perché lì tutti là andavano. Difatti ho saputo anch'io, però non ho incontrato nessuno che conoscesse. Non ho incontrato nessuno che conoscessi. Bene, cerchiamo di ricomporci. Adesso ci siamo sfogati. Era un modo come un altro per restringere la mano all'avvocato Spazzano.
anche perché ne sentivo il bisogno, se no non riuscivo ad andare avanti. E allora, vi incontrate, caffè, eccetera, poi come, di che parlate? In realtà non abbiamo parlato di granché, ma ha detto che aveva lì un pacchetto che era un aiuto per la Lega, e poi ci siamo detto più niente, perché io ero lì di corsa proprio perché ero andato apposta e avevo già fissato il ritorno. Non, mi siete non ci siamo detti granché. Quando lei ha pensato sulla Lega, cos'era? Un pacchetto era? Sì. Le ha detto pure cosa c'era dentro? Ma mi ha detto che era un aiuto, un contributo, e ho pensato che fossero probabilmente dei soldi. Quindi in quel momento in quel momento ho saputo che mi stava dando un contributo. È andato bene il viaggio, ringrazia, chiede qualcosa, non chiede niente? No, in quel momento no, ci siamo salutati e ringraziato e ci saremmo sentiti dopo le elezioni. Non ho detto assolutamente niente. Però lei sapeva, come segretario amministrativo, che bisogna fare la dichiarazione congiunta, tutte queste cose qua. Sì, so che però ho tempo 3 mesi per regolarizzare il tutto. Io in quel momento non sapevo ancora se era un finanziamento al partito o se era comunque un eventuale anticipo, contributo o qualcosa per le attività. Scusi, che io avevo prospettato. Per le attività lei mi insegna, si fa una fattura, si ricevono dei soldi. Prima si fa un lavoro, magari. Sì. Poi si fa la fattura e poi si fa i soldi. Qui non è che si va al ristorante, al bar a prendere i soldi, poi fra 3 mesi farò la fattura e poi fra un anno potrei fare un lavoro. Allora, no, non avevamo precisato. Diciamo che non c'entrava proprio niente, per essere più chiari e più onesti. Beh, non c'entrava proprio niente con quell'incontro a Roma, al bar Donei, non c'entrava niente con l'attività della cooperazione di quant'altro. Era un contributo, da vedere cosa fare. Sì, che noi potevamo, anche qualora fosse un contributo, regolarizzarlo successivamente. Le assicuro, oggi è una giornata in cui se ne sta sentendo di tutto, ma credeva il Portesi di parlare con il rappresentante della cooperazione al Terzo Mondo o col cassiere della Lega? Bisognerebbe chiederlo a Portesi, io presumo con il Patelli che era il responsabile all'interno anche della Lega. Allora, quindi parlavate di soldi che dava a un funzionario della Lega in relazione alla campagna politica che stava venendo in quel momento, no? Che periodo era lì? Se lo ricorda la data, esatto? Era marzo. Ok. Parte civile? No, aspetti, non ho finito. Ho capito, finito. Ha detto ok. No. È un vizio. Va bene, continuo. Quando torna a casa, questi soldi li porta da Roma a Milano e dove li mette? Ma nel mio ufficio. Le era mai capitato, non dico in vita sua, ma forse, di aver mai visto 200 milioni in contanti? Beh, né in Lega, in tutta la mia vita non mi era mai capitato di vedere così tanti soldi. Anche se capitato mai capitato che qualcuno facesse un contributo così importante? Innanzitutto, lei quanti li ha contati questi soldi? Beh, per la verità non li ho mai contati. Beh, lei avrà ragione, ma probabilmente oggi sarà la giornata che si va a concatenarsi tutto, ma io non li ho mai contati. Allora potrebbe anche non essere 200 milioni. Non in quel momento non li ha contati, poi li ha contati. Non li ho mai contati, non ho mai avuto modo di contarli. Qualcun altro li avrà contati? Beh, comunque, io non posso confermarle se erano 200, perché non avendoli contati voglio dire, così a pacco, poteva essere sotto i 5 milioni o era 200? Poteva no, era superiore ai 5 milioni. Voglio dire, poteva essere, io non ho idea, poteva essere qualche centinaia di milioni, insomma. Sì, sì. A parte il fatto che mi sembra strano, no? Non ne ha mai visti tanti soldi, li vedo almeno a contarli, voglio dire, almeno così viene in mente uno. No, non ho mai avuto quella tentazione, anche perché ne vedevo mai in misura ridotta, quando dopo le feste 20-30 milioni mi capitava, ma 200 milioni no. Quindi è un evento straordinario di 200 milioni. Sì, difatti era anche il timore che avevo io. Un evento straordinario. Ricevo questi 200 milioni, arrivo a Milano, sento il bisogno di dare un colpo di telefono? No, perché quando normalmente avviamo le campagne elettorali, io
Lasci no, stare, no, poi no, non l'ha fatto, ma non sente il bisogno lei di dire, gli devo dire una cosa così importante? No. No, non ho, non l'ho sentito e probabilmente non avevo neanche la possibilità di sentirlo, perché anche se chiamavo era magari in un comizio o aveva il telefonino staccato, comunque non ho tentato nemmeno di avvisarlo. Allora, ricevo questi 200 milioni, dove li metto? Beh, nel mio ufficio, come le ho detto, li ho messi nei vari cassetti che avevo. Nei vari cassetti perché non c'entravano o perché c'è una ragione specifica? No, un cassetto. No, no, c'è una ragione specifica. Un cassetto. In un cassetto. In un cassetto in un ufficio a Milano? Sì. Va bene. E lei una somma così importante, una somma che non ha mai vista, se lo mette in un cassetto? Non... Mette in una banca, c'aveva le banche, no? Lei l'altra volta ha detto, cosa ha detto prima? Tutte le volte c'era qualcosa, c'aveva un conto corrente dove metteva tutta la roba, ci metteva anche le 50.000 lire, 200 milioni si ritiene in cassetto. Sì, era difficile da parte mia giustificare in quel momento, perché non avendo, probabilmente per non essermi fermato, anche un deposito in banca. E si tiene questo, questi in un sì. cassetto, che c'è la chiave. Sì. E Bossi non lo avverte, perché non lo avverte? Perché mi era impossibile. Intendo dire, lei conviene con me che proprio per tutto il ruolo che aveva Bossi, che lui firmava gli assegni, c'aveva il conto, perché era una cosa così straordinaria, i 200 milioni, che non avevate mai visto in Lega i 200 milioni, me lo conferma questa cosa qui. Sì. Perché non avverte Bossi? Perché? Ma non c'era una Come motivo? Non c'era bisogno, la miseria? No, io ho detto solo c'era. Non c'era in quel momento la necessità di avvisarlo per il semplice motivo che la situazione economica era già parzialmente stata sistemata da un fido che io ero riuscito ad ottenere e pertanto in quella fase l'impellenza. Gliel'ha detto a Bossi che aveva fatto il fido? Beh, il fido sì, ma questo Non gli dice a Bossi che ha preso un prestito, non gli dice a Bossi che ha sanato il prestito. No, che poteva sanare attenzione, il prestito. Attenzione, perché sul conto della BNL di Varese non potevo fare a meno di dirlo a Bossi, essendo lui l'intestatario del conto, doveva firmare. E ancora di più, aveva la possibilità di sanare un conto, quindi di mettere in nero ciò che era il rosso proprio di Bossi, la cosa così importante. Lei non comunque sente la necessità. Non gliel'ho detto perché vabbè, non c'era la possibilità in quel momento di contattarci in quella mattina dopo. In quel periodo più che in quella notte. Non c'è stata da parte mia la necessità di avvisare, non l'ho fatto e non l'ho avvisato. E quando l'ha avvisato Bossi? Cioè, in realtà... Prima o poi l'avrà rivisto Bossi. Beh, di questi soldi l'ho avvisato quando è successo il fatto poche settimane. Allora, quindi non è la ragione perché non avevo la possibilità di vederlo, perché prima o poi l'ha visto. E perché quando l'ha visto non gliel'ha detto? Sì, ma perché sono successe una serie di concatenazioni di cose che lei sa che dopo qualche giorno c'è stato il furto, al furto ho detto che vabbè non erano spariti 200 cioè, milioni. Scusi un attimo, lei che giorno ha avuto a che fare, ha avuto questa... questo versamento e dopo quanti giorni sarebbe avvenuto questo furto? Beh, il furto sono risalito con certezza perché essendoci una denuncia la notte tra il 26 e il 27, non ricordo con precisione quando ho preso i soldi, ma presumo da circa un 7-10 giorni prima. Presumo perché non so con certezza quando questi mi sono 10 stati. Giorni si tiene i soldi nel cassetto e non li metti in banca? No. Per 10 giorni c'è un blackout sotto le elezioni in cui vi dovete chiamare di tutto, in cui vi sono un mare di spese, in cui si deve prevedere a tante cose. In 10 giorni c'è un blackout tale per cui lei non parla mai con Bossi. Succede anche adesso, non solo allora. Mi scusi. Lei può dirmi, tenga presente che mi scusi. Lei può dirmi qual era il numero del telefonino che lei usava in quel periodo delle elezioni? Il mio? In quel periodo delle elezioni. Il mio era il 285777. Dello 033? 0337. Quello di Bossi qual era? Non lo ricordo in questo momento. Lei può escludere che esiste nel tabulato della SIP una chiamata da quel telefono a quel telefono in quel periodo? No, non lo escludo, nel modo... non posso escluderlo. E allora vi siete parlati?
Beh sì, ma sicuramente per telefono presumo che no. No, ma lei mi stava chiedendo se io ne ho parlato di questa faccenda o se ho parlato con Bossi. No, vi siete parlati con Bossi in quei 10 giorni, tra quando ho preso i soldi e quando ho preso il denaro? No, ci siamo parlati probabilmente. Sicuramente vi siete parlati. E non è una cosa così straordinaria, i 200 milioni da almeno accennati, uè, tutto bene. No, non da parlarne per telefono, perché... Come... Ma non da parlarne, ma per dirgli, amico mio, ti devo parlare, cioè abbiamo fatto un terno all'otto. No, non gliel'ho detto. Che noi ci siamo parlati, sì, non gli ho detto del fatto specifico. Lei un minuto fa ci ha detto, invece, non avevo possibilità di parlarci. Sì. No, ma su questo aspetto... giriamo l'angolo. Vabbè. Va bene, comunque prendiamo atto. Naturalmente anche per Battelli vale sempre lo stesso discorso che ha indagato il reato connesso. Certo, noi però... Certamente è un fatto poco spiegabile che, avendo avuto questo finanziamento così straordinario, il primo della storia, a un certo punto lei non ne parli con il segretario, che invece era corrente di queste cose. Sì, però Presidente, le chiedo scusa, proprio per l'unica volta che ci capita queste cose, c'è l'altro evento straordinario che avete avuto anche il furto, e quindi si assommano queste due... Si sono parlati ma non ne hanno parlato. Capito. E allora che succede per una decina di giorni? Che c'è il furto nella sede della Lega. Cioè che succede? Le devo spiegare com'è avvenuto il tutto? Non lo so, mi sembra che dalla denuncia che io ho fatto, dai dati che noi abbiamo raccolto, verso le 3:30 della notte tra il 26 e il 27, quindi il 27, si scopre che all'interno della Lega c'è stata gente che hanno un po' buttato all'aria tutto l'ufficio, principalmente del piano dell'amministrazione, dell'organizzazione e anche altri locali della sede. Lei ha fatto la denuncia e ce l'abbiamo qui. Prendiamo. Se volete la leggiamo le parole sue, sì, sì. Così vediamo meglio, forse per tutti. Il verbale di ricezione di denuncia. Sono responsabile organizzativo e segretario amministrativo della Lega Nord. Dopo aver preso forzando la finestra, denuncia di forzare alcuni ignoti, forzando la finestra posta sul pianerottolo del primo piano che dà sulle scale di servizio, dopo aver presumibilmente scavalcato il muretto di recinzione che delimita il cortile della strada, si sono introdotti. Ad accorgersi dell'avvenuta irruzione è stato il signor Ferrari. Il signor Ferrari, notabile luce accesa alle 3:20 del 27 corrente negli uffici della sede e rumori provenienti dai piani superiori, e non avendo la possibilità di accedere all'interno poiché sprovvisto di chiave, richiedeva l'intervento della polizia. Il signor Ferrari transitava occasionalmente, poco dopo giungeva sul posto la polizia che, unitamente al Ferrari e al senatore Bossi, che solito recarsi in sede dopo le manifestazioni, constatava che i locali della sede erano stati messi a sequestro. In particolare rilevava che degli armadietti posti nei locali dei 4 piani dell'edificio erano stati asportati mediante forzatura degli armadietti stessi e delle cassette metalliche contenute all'interno tutto il denaro giacente, ammontando presumibilmente a 15 milioni. Preciso che all'interno delle cassette metalliche erano contenute anche diversi assegni bancari che non sono stati asportati. Ecco. Qui lei denuncia 15 milioni, perché denuncia 15 milioni? Non ho dichiarato più di 15 milioni perché temevo che denunciando una cifra superiore ci fosse il sospetto o comunque in quel preciso momento io non riuscivo a dimostrare come mai... C'erano solo quei 200 milioni, c'erano anche altri soldi? No, sono 200 milioni è qualcosa nelle casse, ma presumo... Ce n'erano altri 15 milioni? No, qualche centinaio di mila lire, che era la cassa. Ma lei ce l'aveva, di regola aveva 15-20 milioni dentro la cassa o c'era qualche centinaio di mila lire? No, qualche centinaio di mila lire, che era la cassa che e si allora, usava. Voglio dire, non ha destato sospetto all'interno anche della Lega il fatto che c'era 15 milioni se l'ha fatta fregare? Probabilmente che mi risulti, a me nessuno ha avuto sospetti, però non so se ce n'erano da parte mia... Non è mai risultato. Che bisogno aveva di dire 15 milioni? Diceva che non ce n'era niente, perché ha dovuto dire 15 milioni? È perché quantomeno davo una dimostrazione che c'erano 15 milioni, 10, 20. Siccome non ce n'era mai niente, perché mettere capziosamente, falsamente 15 milioni? C'erano dei momenti che mi davano i soldi delle feste e capitava ad avere lì anche 10, 15, 20 milioni prima di depositarli. Lei la mattina va lì, naturalmente, no? Poi è andata a fare pure la denuncia, no? Sì. C'era pure Bossi, perché è arrivata la notte, Bossi. Ci incrociamo mentre io arrivavo. E la prima cosa che doveva dire qual era?
ci hanno preso 200 milioni. E in quel momento non gliel'ho detto, ma gli ho detto che ci avevano preso sì qualcosa, ma che avrei verificato. Lui se n'è andato e poi successivamente mi ha chiesto quant'era e gli ho detto che erano una quindicina di milioni. E perché hai raccontato questa bugia, boss? Non lo so. Poi ha visto nel 92 che è scoppiato il problema Montedison. Neanche in quel momento l'ha avvertito. No, come dicevo prima, l'ho avvertito quando oramai era emerso il problema Lega, e allora vabbè, gli precisai noi nei minimi dettagli, ma comunque che avevamo preso quei soldi e pertanto... Poche settimane fa ho scritto. Sì, poche settimane fa. Cioè, è venuto fuori in questo processo. Un'altra domanda. Va bene. Parte civile? Niente. La difesa? Ricomincerei proprio dal fondo. Non ho capito una sua affermazione. Dopo aver ricevuto, dopo essere andato a Roma e incontrato Aldonei Portesi, prima di salutare e ringraziare, lei ha convenuto con Portesi che era necessario regolarizzare questa dazione di denaro, qualsiasi fosse l'importo. No, lì in quel momento non lo precisai, non dissi niente di particolare se non ricevere il pacchetto, ringraziarlo e pensare ad un eventuale appuntamento successivo, quindi un impegno post-elettorale con più calma, diciamo. E subito dopo il 5 aprile lei ha telefonato a Portesi per regolarizzare questa posizione? No, subito dopo le elezioni no, tentai di mettermi in contatto dopo qualche giorno, non immediatamente le elezioni, e non riuscii più a mettermi in contatto. Senta, poi lei ha detto non ho contato questi denari, e però lei li contava normalmente i denari quando arrivavano da altro genere di contributi ordinari o straordinari dei soci? Sì, perché erano vabbè, sciolti, e, più che contarli, vabbè, sapevo quant'era l'importo, veniva depositato e quindi contavo i denari. No, ma io condivido il suo disprezzo per il denaro, ma il denaro anche serve a qualche cosa, quindi sapere quant'è, sì. Poteva essere anche, non so, un miliardo, insomma, 500 milioni, anche di più. In linea di massima, se non erro, mi disse che erano un contributo di 200 milioni, adesso le parole precise non me le ricordo, però sapevo indicativamente che erano 200 milioni. Senta, torniamo un attimo all'inizio della questione. Io noto nei suoi bilanci, salvo errore, due voci. Contributi straordinari di non associati, che portano una cifra modesta in fin dei conti, 198 milioni. Altre fonti, 624 milioni. Io non so cosa sono le altre fonti. Ecco, queste altre fonti in realtà vengono inglobati tutti i proventi da parte delle feste. Delle feste. Delle feste, chiamiamole manifestazioni in generale. Ora, supponiamo che un imprenditore abbia versato dei fondi alla Lega, non può andare sotto la voce altre fonti perché è sì una festa, ma è una festa di un'altra natura, non è un contributo proveniente da feste. E nemmeno... deve essere iscritto nella voce contributi straordinari di non associati. Di non associati. Ecco. Questi contributi straordinari di non associati sono 83 milioni nel 90 e risultano 98 milioni nel 91. Devo perciò dedurre che negli anni 90-91, compreso il 92, voi contribuzioni da parte di gruppi imprenditoriali non le avete avute, né a Brescia, né a Como, né a Varese, né altrove? No, contribuzioni di questo genere noi non ne abbiamo mai avuto. Possono non essere state di 200 milioni, ma anche, voglio dire, dei 50 milioni. Sì, ma anche soltanto dei 5 milioni e 100 mila lire c'era una dichiarazione e io le posso dire che... importi consistenti non sono mai arrivati. E quindi devo pensare che lei, così come ha tenuto i rapporti con Portesi, abbia tenuto i rapporti con qualche altro rappresentante di imprenditori medio, piccoli o grandi che fossero. Sì? Ma diciamo che l'unico imprenditore che potesse darci un contributo è stata soltanto la Ferruzzi, perché nessuno ha mai...
non so, predisposto, portato la situazione tale ad un contatto di questo tipo. Ed è questo che non capisco. Cioè, a noi risulterebbe che sia piuttosto il senatore Bossi o naturalmente la direzione politica della Lega che vada sollecitando un incontro con il gruppo Ferruzzi. E infatti finisce che lo ottiene. E poi è successo quello che lei ci ha raccontato. Ma perché diamine proprio il gruppo Ferruzzi? E non lo so, l'Olivetti, la Fiat, a me sembrava... o la Beretta a Brescia piuttosto che Ratti a Como. Perché? Questo bisognerebbe chiederlo eventualmente a queste aziende. Io ho già avuto modo di dire prima all'interrogatorio del dottor Di Pietro che noi non abbiamo chiesto o contattato la Ferruzzi, ma siamo stati a nostra volta contattati, non mi chieda come o il perché, comunque io né la nostra organizzazione abbiamo mai chiamato la Ferruzzi. Ma per il momento le dico che Portesi, se non vado errato, mi correggano, ha detto che era stato proprio Sama a riferire a Portesi che c'era stata una richiesta di incontro da parte della Lega e poi mi risulta anche che alcuni ex appartenenti alla Lega che hanno coperto una qualche carica di responsabilità, se non sarà Castellazzi e Prosperini, che hanno ammesso che c'era da parte della Lega un certo attivismo per incontrare i vertici della Ferruzzi. Ed è questo che non capisco, perché i vertici della Ferruzzi nel 92. Ma non mi risulta che ci sia stato un contatto da parte nostra o una ricerca di contatto da parte nostra, né tantomeno si era pianificato un contatto generalizzato di tutti gli imprenditori. Beh, ha mai detto Bossi che fin dall'inizio ha parlato di forme di sovvenzionamento alla Lega da parte del gruppo di Ferruzzi attraverso la pubblicità, attraverso il centro studi, attraverso questa cosa? A me non risulta che lui abbia fatto una specifica affermazione che ci potevano dare un sostegno o un aiuto attraverso la pubblicità. Un'ultima domanda che mi interessa. Lei tutto quello che aveva da dire l'ha detto intorno al furto. Dunque, innanzitutto, questo furto, lei ha ricordato, si sviluppa probabilmente verso le 3:30 di notte, tra il 26 e il 27, quindi siamo già nel 27, ma a notte fonda, 3:30 di mattina. Sì. Il senatore Bossi arriva sul posto dopo il furto quella notte stessa, dopo le 3:30? Sì, perché tornando dal comizio, se non erro, non so se di Crema o di Cremona, passò da Milano. Quindi sono state le 4, 5, non so. Non lo so con precisione, ma presumo dopo una mezz'oretta, adesso non lo so con precisione. Sì, sì, d'accordo, ma voglio dire, durante ancora la nottata. Sì. Invece lei intervenne la mattina verso le 7. Non riuscirono a rintracciarmi con il radiotelefono. Ecco, c'è una questione che non riesco a capire bene. Lei non fu rintracciato per quale ragione? Ma presumo perché il telefono non ricevette la chiamata, penso, perché non... Non è che non fu rintracciato, le dico questo, perché è una questione che non torna. Effettivamente questo lo chiederemo più al senatore Bossi, ma tant'è, glielo chiedo pure a lei. Non è che non fu rintracciato perché improvvisamente si scoperse che lei non stava più a casa sua? Beh, io in quel periodo in realtà mi fermavo qua a Milano alla sera perché finivo tardissimo, mezzanotte, l'una e al mattino molto presto, visto gli impegni, ero in ufficio. Lei ha detto che per tutto l'anno 1992, e siamo nell'anno 1992, lei come punto di riferimento di abitazione ebbe la casa coniugale, non un'altra casa. No, perché comunque quella sera lì non era in casa e aveva il telefonino spento, punto, cioè, e basta. Se vuole io le posso spiegare dove risiede. No, non voglio spiegare, no, perché ho trovato la sua dichiarazione in questo. Per carità, guarda, non mi creda. Non è assolutamente questo. Facciamo domande. Non avevo comunque, non ho niente da nascondere, se vuole le do l'indirizzo. No, ma non ho intenzione di intervenire sulla sua vita privata. È soltanto che non mi tornavano dei dati, ecco, rispetto alla sua dichiarazione e quelle del senatore Bossi, ma appunto la questione non è poi di così grande rilievo. Quando, ed è poi questa è l'ultima domanda che le faccio, quando qui nel corso di questo procedimento penale, siamo a metà novembre, fine novembre del 1993, emerge la possibilità che la Lega abbia ricevuto un contributo non regolarizzato nei suoi bilanci,
Lei, e questo capita mi pare il 24 di novembre, come ipotesi allora, lei è allora che ha raccontato al senatore Bossi che le cose erano andate proprio così? Che c'è un contributo c'era stato? Non il 24 o il 25, perché mi sembra, sempre se non erro, che per un 2-3 giorni non ci siamo visti, però successivamente gli accennai che vabbè, poteva emergere da questo fatto forse qualcosa che ci poteva interessare. Beh, perché gli avrà allora detto qualcosa, non qualcosa, gli avrà detto come stavano le cose, suppongo. Beh, non per filo e per segno, ma che comunque c'era stato un contatto, sì, che quei 15 milioni non erano 15, ma erano... Sì, ma mi scusi, ma perché non per filo e per segno a quel punto? Perché la notizia è stata data, la risposta della Lega è pervenuta nello stesso giorno del 24 di novembre, supposto che l'udienza fosse il 24, adesso posso sbagliarmi di un giorno. Lo stesso 24, alle 13.30 il telegiornale dà già la notizia, questa notizia. Allora, mi domando, perché non per filo e per segno? Allora, dato che eravamo in campagna elettorale dalla prima alla seconda tornata, l'unico momento che io ho visto Bossi è stato, se non erro, il sabato pomeriggio durante un consiglio federale. Nel novembre del 93? Sempre questo periodo. Dove arrivò al consiglio federale avviato e se ne andò immediatamente subito perché era a Genova. Presumo che anche lei abbia letto sui giornali che ci fu un giallo, che non so, sembrava che Bossi fosse stato convocato in procura. Questo è l'unico momento in cui io ho visto Bossi e gli ho accennato, guarda che c'è qualcosa in più, ma non abbiamo avuto modo di vederci fino a dopo il 5, il 6, lei sa benissimo, dopo le elezioni anche lì ci siamo visti in conferenza stampa. Il 7 c'è stato il mio arresto e per filo e per segno ho potuto raccontarglielo soltanto al termine degli arresti domiciliari in sede proprio di precongresso. E adesso non ci sono più problemi di contributi irregolari? Tutti i contributi sono regolari? È uscita la legge. Sì, ma quella non... fino a che è uscita, dal 29 di dicembre? Da che mi risulta non ci sono e non ci sono mai stati contributi irregolari alla Lega. C'è soltanto questo contributo. C'è soltanto questo. E guardi, non è solo la Lega che si è trovata in questa situazione di aver ricevuto un solo contributo irregolare. E sapesse quanti candidati hanno preso un solo contributo irregolare, guarda caso sempre dalla Ferruzzi. Uno solo sa, mica due. Uno, questo. Io non le stati bravi noi a scoprire. Avvocato, ha finito? Sì, sì. Posso rispondere? No, mi sento. Solo due precisazioni. E su questa denuncia di furto non c'è stato nessun esito? No, da che perlomeno a me non è stato comunicato nessun esito. Benissimo. E queste somme di 15 milioni che è stata sottratta, e per caso è entrata in bilancio come forma di uscita involontaria? Ecco, io non le so dire perché in quel momento non ero segretario amministrativo e non ho verificato. Lei cosa ha fatto dopo il 92? Ma io sono tuttora segretario organizzativo e consigliere regionale. Quindi non sei più interessato di bilancio? Di amministrazione, no. Va bene, direi che basta. Basta. Va bene, facciamo... No, una signor Presidente, no. Eh? Non me ne voglia, chiedo che venga sentito immediatamente Bossi. No, io mi spiace, ma 5 minuti la devo fare. Signor Presidente, la prego. Diciamo a Patelli di fermarsi qua. Bossi. No, Patelli. Signor Presidente. Bossi è in cancelleria, non avvicina nessuno, d'accordo? No, non è possibile, non si può dire a una persona di non avvicinare nessuno e non prendere un telefonino. Lo dico io. No, se vuole, dottore Di Pietro, io mi fermo qua. Signor Presidente, non è lei, questa ripresa è stata ripresa da 3.000 persone. Dottor Tucci, ci fidiamo? Dottor Tucci, vada a prendere i Bossi e lo mettiamo lì. Ci siamo in 3.000 che ne parliamo. Facciamo l'intervista prima dell'udienza, no? Va bene. No, in camera di consiglio. Comunque, abbiamo disposto in questo modo. Vieni in camera di consiglio. Vabbè, ma non è... Posso... ma non è possibile. Per favore, la mia...
va bene. Si accomodi. Pubblico ministero, sparito. Bossi. Bossi Umberto. Dove è nato? Nato Cassano Magnago, 19/9/1941. Difeso avvocato Andreoni. Lei è come indagato di reato connesso ha diritto a non rispondere alle domande. Lei vuole rispondere? Voglio rispondere, sì. La televisione la lasciamo, naturalmente. La lasciamo. Adesso allora aspettiamo che arrivi Pieni, perché è lui che deve rivolgerle per prima le domande. Volevo chiedere, chi è il... Cosa c'è? Comunque, se volete andare a vedere alla televisione, abbiamo un locale fuori dove si può vedere con più agio. Allora, il pubblico ministero è arrivato. Allora, abbiamo preso le generalità, ha detto che intende rispondere e quindi sentiamo le domande del pubblico ministero. Buonasera. Quando è nata la Lega? Nel 79, 81, 84 registrata dal notaio, però insomma 3-4 anni prima. Cercando di arrivare ai giorni nostri, la Lega nel periodo in cui, per capire, c'è ancora i vari Castellazzi, i vari Prosperini dentro, che periodo sì. È la, fino a settembre del 91, cioè l'anno successivo alle elezioni regionali, in cui ci accorgiamo che circolano certi discorsi politici che non interessavano alla Lega, ma erano discorsi tipo entriamo... Tipo, voglio diventare consigliere regionale perché un consigliere regionale si mette a posto per 3 generazioni. Sono tutte quelle cose che non ci interessavano, per cui... Cioè, tutti quelli che hanno fatto consigliere regionale avete messi fuori? 2 o 3, insomma. Castellazzi e altri 2. Dal punto di vista gestionale, economico, sì. La Lega, i cordoni della borsa, sin dai tempi in cui c'era Castellazzi piuttosto che Prosperini, li teneva lei o li teneva il Presidente? No. Presidente non c'entra niente con l'amministrazione. Basta guardare lo statuto. Però, scusa, mi risposta a metà. No, basta guardare lo statuto, il presidente c'entra una volta all'anno e poi c'è l'amministratore che dirige il settore economico della Lega. Non crede che sia nato prima l'amministratore e prima la Lega? Prima l'amministratore e poi la Lega? Sarà nato prima la Lega e poi l'amministratore? Ah, ho capito, lei cosa dice? Temporalmente, allora le devo sottolineare che Castellazzi è arrivato alla Lega verso... Io penso l'87-88, quindi ero già parlamentare io, quindi era al di fuori del centro gestionale di Milano. Da tutto questo che sta dicendo vuole dire che di fatto la gestione delle entrate sì. della Lega faceva riferimento a lei. Beh, se inizialmente la Lega, se andiamo indietro nel tempo, la Lega era me più qualcun altro. Di solito faceva la gestione e veniva fatta da una segretaria. Io ho sempre tenuto la distanza, i soldi, mi mettevo un bigliettino e mi diceva la situazione economica è questa. Andando molto avanti, mi sembra che tutte le gestioni economiche della Lega funziona su 2 conti correnti fondamentalmente, no? Sì, sì. E su questi conti correnti chi ce l'ha la delega ad operare? Dunque, a Varese funziona così. Il finanziamento dello Stato o il rimborso elettorale vengono caricati in un conto sulla BNL di Varese e da lì periodicamente quando l'amministratore me lo chiede io stacco un assegno, mi danno un assegno da firmare, praticamente certo. Rappresento una firma, è l'unico controllo che io esercito di fatto sull'amministrazione.
Faccio il Consiglio federale che controlla. I soldi arrivano su questo conto della Lega a Varese. Poi di volta in volta lei fa degli assegni in un altro conto, dove chi ha in un altro conto, quello di Milano, giusto? Dove gestisce l'amministrazione? E chi ce l'ha la delega su quel conto? Adesso in che anno? Cioè lì Patelli, adesso un altro. Reali, ma sempre insieme a un'altra persona. Sì, cioè la garanzia che ci siamo dati è non lasciar libero, soprattutto sui tanti soldi, non lasciar libero l'amministratore. Insomma, traduciamo in modo che, siccome sì, a noi ci piace parlare chiaro. Titolare del conto corrente di Varese e di Milano sono io, Bossi. Poi a quello di Milano, di volta in volta, c'è stato prima Patelli e poi quest'altro. Quello di Milano è quello della movimentazione, del lavoro, e lì lo controlla l'amministratore. Però non mi ha risposto alla mia domanda. Quello di Varese, io non entro nell'amministrazione del movimento. Questo è il punto. Io le ho chiesto. Se aveva la firma sul conto corrente di Milano. Sì, anch'io potevo, sì. Cioè, io ho tutte le firme, evidentemente, di tutti i conto correnti che ha la Lega, fatalmente. Voglio dire, lei, se si alza domani mattina, chiudo tutti i conti. In teoria la posso fare, però il giorno dopo il Consiglio federale manda a congresso e io ho finito di fare il segretario. Di quel partito? Di quel partito. Ma penso che io non lo farei di un altro partito. Oltre alle entrate del finanziamento, dei contributi elettorali, eccetera, lo stesso Patelli ci ha riferito che vi erano altre entrate, tipo feste, convegni, eccetera, o persone simpatizzanti che hanno dato del denaro. Le è mai capitato che qualcuno in qualcuna di queste feste o in qualsiasi momento della vita della Lega qualcuno le ha portato 200 milioni? No, 200 milioni, 200 milioni io non li ho mai visti, insomma. È un evento straordinario una cosa del genere o no? Abbastanza, sì. Abbastanza o proprio unico? Ma faccio il conto su un bilancio di 4-5 miliardi, è una cosa molto importante. No, il fatto che una persona abbia portato 200 milioni alla Lega è un evento unico. Sì, vabbè, è un evento grosso, insomma. Unico o grosso? È un evento unico e grosso, è grande, no? Insomma, cioè, se ne ha visti degli altri. Mi pare che adesso, allo stato attuale, se mi dice cosa sono 200 milioni ma rispetto a un'organizzazione come la Lega... Stia attento alla domanda. Ah sì, la cioè se è unico ce ne sono stati altri. Questo è stato. Ma secondo me è unico, perché non è facile trovare chi dà certe, fa certe regalie. Punto. Lei ha avuto modo di conoscere questo Portesi? Sì, anche se non mi ricordo... Che è successo? Come è successo? Guardi, cioè io ho letto sui giornali alcune cose. Io ero convinto che fosse stata una persona che alla fine di un comizio, nell'inverno probabilmente del 91, quindi all'inizio del 91, mi aveva poi invitato in un teatro e mi ha invitato in un, diciamo, in un salottino, in un... Dove si può fumare? Non dove, magari dove anche si poteva fumare, ma non penso durante lo spettacolo teatrale, e dove però non le, cioè adesso leggendo sul giornale questo Portesi. Questo Portesi dice che mi ha conosciuto da un'altra parte. Può essere perché Portesi niente per me è la stessa roba, insomma. Non è che no, 200 milioni di differenze. No, beh, un momentino. No, su questo... noi eravamo in un momento storico particolare, eravamo in un momento storico in cui ci rendevamo conto che dovevamo precorrere con l'organizzazione il risultato elettorale che veniva. Amministrativo, perché avete capito che stavate... Certo, eravamo in esplosione. Ecco, ma adesso, al di là di questo, se lo ricordo che c'è stato un signore in rappresentanza della Ferruzzi che lei ha incontrato a Ravenna, a teatro o non teatro? Sì, io questo ricordo che avevo avuto un incontro con qualche rappresentante dei Ferruzzi, o meglio allora c'era Gardini, mi pare. Questo ricordo vagamente. Ma siccome anche Portesi l'abbiamo sentito qui e quindi posso fare il sunto di quello che ha detto Portesi qua, Bossi voleva che la Montedison si impegnasse per un aiuto alla Lega e lui stesso mi parlò personalmente della opportunità di una presenza pubblicitaria dei prodotti della società del gruppo Montedison su emittente radiotelevisivo collegato alla Lega. Bossi vi spiegò anche che trovava una ingiustizia in ciò che era accaduto per la vicenda Enimont perché gli è favorevole alla privatizzazione. Ve lo ricordate per sa poco queste? Se non erano queste parole erano altre, ma questo è il suo concetto. È chiaro? Si ricorda? Non di aver detto questo, ma sicuramente quello era il periodo in cui
cercavamo, ci illudavamo insomma, di riuscire attraverso le strutture che stavamo creando, di riuscire a trovare, a lavorare, insomma, a vendere della pubblicità, a fare queste cose per riuscire a portare i soldi nella macchina, che non tanto nella Lega, quanto nel giornale della Lega, quanto nella radio della Lega, diminuire i costi, insomma, dell'organizzazione. Chi ha chiesto di incontrare chi? La Montesion incontrare lei o lei la Montesion? Guardi, io proprio, cioè, mi sembra... lo chiedevamo a tutti gli imprenditori, mandavamo a tutti gli imprenditori, la Montesio sarà stata una di queste. Adesso, tenga presente che sicuramente stato. L'avvocato Spazzale può fare questa domanda. Siccome incontravate tutti gli imprenditori e siccome la Montesio qualcosa le ha dato, anche gli altri imprenditori le ha dato qualcosa, quindi si prepara a questa domanda. Comunque piace parlare chiaro, non abbiamo niente da nascondere, quindi ci faccia pure le domande. Non mi ricordo in maniera specifica di aver incontrato, so che a Ravenna probabilmente potrebbe essere questo il meccanismo. Il nostro gruppo di Ravenna poteva avere delle amicizie, delle robe per cui ha operato questo aggancio. Ok, comunque l'aggancio c'è stato. E poi? Lei disse, per poter concretizzare questa storia, ha dovuto necessariamente dire qualcosa in più a Portesi. Per esempio ha dovuto dire, ti faccio contattare da qualcuno. Guarda, le ricordo che Patelli qua ha detto... poco fa, ho ricevuto un biglietto sul mio tavolo che mi ha fatto per venire Bossi. Allora, Portesi mi avrà dato il suo biglietto da visita e i biglietti da visita, così come le informazioni che arrivano alla Lega, vengono suddivisi. Una cosa è un biglietto da visita e altre cose è un appunto che lei dà a Patelli, vai da Portesi per definire... Come niente che gli abbia scritto contatta questo signore. Allora, per dire contatto a questo signore, innanzitutto deve aver dovuto dire a questo signore, quando vi siete incontrati, guarda che ti mando Patelli. Questo non so, non è detto. Se no, come guarda fai? Che noi avremmo l'interesse che voi mettiate il questo nome il cappello. Del giornale Andiamo della a mettere... Lega, eccetera, nel questo budget il cappello. Pubblicitario della Mi vostra scusi, impresa. Scusi, onorevole Boss, senatore, onorevole. Questo è il cappello, mettiamoci il corpo. Bisognava concretizzare, le dico perché Portesi ha riferito qua, sintetizzo, Bossi mi disse che mi avrebbe fatto contattare da persone di sua fiducia Patelli, con il quale avrei dovuto puntualizzare meglio la questione della pubblicità al nostro gruppo. Può essere che gliel'abbia detto, insomma, è l'amministratore, quindi non solo era l'amministratore della Lega, ma era anche l'amministratore del giornale. Risulta poi che Patelli sia andato da Portesi. Questo io non ho il controllo così rigido come invece mi viene imputato sui giornali o comunque da qualche fuoriuscito. Il movimento è una cosa politica, è una cosa enorme, quindi io ho mille cose da fare, si figuri se posso controllare Patelli dove va. Non controllare, se Patelli le abbia riferito che si era incontrato con Portesi e che stava cercando di portare avanti... quella bozza, quella idea che lei ha lanciato alla Montesi sono di fare pubblicità o quant'altro. Può darsi di sì questo. Lei veramente era stato molto più preciso, io adesso non posso e non voglio leggere. Di tutte... Questa non stiamo più parlando adesso di Portesi che non mi ricordo qua, mi ricordo i suoi rapporti con Patelli. Patelli la teneva informato, che Patelli ha detto che ci è andato tre volte da Portesi. Mi pare questo, che per noi non rappresentava chissà quale evento la famiglia Ferruzzi, perché a noi insomma fin dall'inizio immaginato che da lì non veniva niente, che non avevano interesse ad unire il loro nome al nostro, a dire la verità. Quindi non è che a noi, se voglio dire, l'aiuto, i quattro soldi glieli dà la persona normale, il lavoratore, il piccolo imprenditore, il commerciante, li dà questa gente, non la Montedison. La Montedison o le grandi imprese non hanno gli interessi che ha la Lega, non vogliono il federalismo. Vogliono altre cose. Sì, ma questa chiacchiera va bene, perché però alla fine lei sa che si è risolto in un modo diverso, quindi non è così. Non è così se poi è andata a finire in un modo diverso. Poi ci arriviamo, però... un pezzo alla volta. Ma allora, Patelli, le disse a un certo punto, guarda che per sbloccare la situazione bisogna che lei e Sam vi incontrate. Non so, ricordo cosa ha dichiarato sì, a me, no? Non proprio così. Qui il problema è che... questi signori ci tirano addosso, quei loro giornali, con le loro televisioni non ci danno spazio, come pubblicità non è venuto niente, c'è la possibilità di parlare con Carlo Sama. Ecco, ma... aspetti,
Allora, se ho ben capito, a un certo punto Patelli necessariamente le ha fatto presente: guarda che sono andato lì, non si sblocca la situazione. È sì, opportuno implicitamente, che sì, implicitamente, evidentemente c'è un meccanismo del genere dietro. Siccome resta il fatto obiettivo che lei e Patelli insieme siete andati a casa di Sama, sì, necessariamente Patelli deve averla fatto una piccola relazione. Può darsi, certamente, cioè non è che... ma tra può darsi e certamente c'è un abisso. Vabbè, cioè, voglio dire, allora facciamo così, io non mi ricordo che Patelli mi abbia fatto la relazione, ma è implicito che se mi invita ad incontrare Sama mi deve aver detto, guarda che, non so, ho sentito che vuole parlarti, oppure comunque... Ma parlarti per che cosa? Ma cioè, qual era la ragione per cui... Allora, facciamo una domanda ancora più... Qual era la ragione per cui lei è andata da Sama? Ma secondo me è una ragione generale. Era proprietario di televisione, era proprietario di giornali. Scusi. Era proprietario di grandi imprese che... Cioè basta essere proprietario che lei li va a trovare? Beh, diciamo in un momento storico in cui per noi era assolutamente fondamentale riuscire a preparare una segreteria politica in grado di tenere 80 parlamentari dopo... Quindi era per una questione economica, per andare a vedere se troviamo un problema. Beh, con nelle forme dovute, nelle forme lecite, nelle forme della pubblicità, nelle forme... Ma questa era la ragione. Una, ma non solo quella. Ma siccome noi parliamo di questa adesso, quando parliamo di grandi numeri... Allora, non l'unica. C'era, evidentemente era una persona potente, che aveva dei mezzi audiovisivi, che aveva la possibilità... E aveva anche la possibilità aveva, di... Certamente, aveva la possibilità di dar lavoro alla struttura organizzativa della Lega. Perfetto. Questo è il concetto. Allora, il motivo per cui Patelli le dice di incontrare Sama, glielo dice perché voleva che fosse lei stesso ad accreditare l'immagine della Lega, che aveva bisogno di che qualcuno desse lavoro alla struttura organizzativa della Lega. Sì, per aprire le porte, insomma. Non conosciamo nessuno, quindi allora, potevamo immaginare che... Siccome noi ci dicono sempre male che usiamo parole terra terra, per aprire le porte vuol dire per ringraziarsi Sama affinché venisse incontro alle esigenze della Lega. Ma per l'amor di Dio, è un movimento politico che non ha finanziamento ma pubblico. Ma per l'amor di Dio sì o per l'amor di Dio no? Ma per l'amor di Dio sì, abbia pazienza, è la miseria. Noi per stasera interrompiamo qui. Lunedì continueremo ad ascoltare il senatore Umberto Bossi, poi passeremo ad ascoltare Egidio Sterpa, un deputato liberale, e da ultimo l'ingegnere Antonio Sern, un rappresentante della giunta ENI. Io vi saluto e vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 20:30, sempre sulla Terza Rete.